Ma che i microfoni sono accesi, Crevezzi? Audio. Hello Clochard e benvenuti in questa nuova trasmissione. E mo voi direte, ma Marra dov'è? Marra dov'è finito? Purtroppo ho una brutta notizia per voi. Marra si è cacato sotto. Grazie a Anto, nove mesi, nove mesi di sub per Anto, cioè incredibile. Marra si è cacato sotto e voleva, non, non, non ha voluto il confronto con Luca Donatelle perché ha detto che insomma è, è il suo pensiero di parlare con non abbiamo paura. Di un cazzo, tranne dei microfoni. Che cadono. Marra mi ha chiesto di fare questo sketch. Per, sempre per aumentare il suo ego. No? Invece non in di nessuno. Era per, lo era per fare uno scherzetto, Simone. No, io che so se non ci sto. Era Voglio fatto. essere pagato. <ride> perché? Fatto. perché, perché ti, ti sono amico. Vaffanculo, il va. L'ho fatto Già, solo per amicizia. malissimo proprio. E con chi stiamo a parlare? Con Oggi abbiamo come ospite speciale. Luca Donadel, eccolo qua. Lo vedete in tutta la sua gioia e tutta la <ride> di sua vivere con, con i panni stesi dietro. No, ragazzi, grazie di avermi ospitato. È la postazione più figa che ho mai visto in un terrazzo outdoor completamente. Tu c'hai cioè pure lo stendino dietro. Ma questa è una citazione a Ettore Scuola, a una giornata particolare di Ettore Scuola. Ma che è? Ma che è sta cosa? Ma che è una super supercazzola? Senti, non cominciamo a far leggi qua, eh? che ti riduce i foni come quelli di Casavama. Ma non so cos'è. Cioè, che dici cose. Ma non mi... è che mi rivolgo sempre a te, <ride> fatti i cazzi Si faccia i cazzi suoi. A Monster posso mostrarla un product placement? No, certo. Divi, puoi. Okay. Boomer life. <ride> allora, allora, noi con Luca ci stiamo insieme praticamente da. da l'una e un quarto, insomma. Siamo andati anche a mangiare <ride> Marra, però, infatti, possibile. se uno marra non si fuma, ma qualcuno sa ne già. fuma pure in faccia, cioè, è è proprio, stop in, in civile. Ci sei, ci sei, ci, prende, ci sei tutto, tutto, prende ci pure, sei. guarda il ragazzo dal terrazzo dietro. Puoi, puoi, splexare, puoi, fare non non puoi fare quello che vuoi, puoi fare <ride> quello che vuoi. No, fumo per un esperimento scientifico. Comunque, allora, ah, dicono che sembri tutto fatto. Io? Sì. <ride> <ride> sì. Sto catafratto. Sei catafratto. Eh, è è portato, colpa del cinese. Abbiamo portato Luca Donatella a Torpignattara. C'è cioè nella Chinatown romana. E, e lui si è, ha iniziato a sputare sugli immigrati. C'è cioè una cosa Lo incredibile. Lo sapete che non mi ha stretto neanche di la di mano? <ride> non mi ha stretto neanche la mano perché ha detto che sono un negromante con le treccine. Mostra la collanina. Africa is back again. Top citazione a Omiotol, tra l'altro. Vabbè ma insomma quindi c'è cioè, comunque abbiamo parlato e parlato e parlato di svariati argomenti ma chiaramente non in live e ora riproporremo una versione finta In qui. realtà no, in realtà ci siamo tenuti caldi, caldi ci siamo tenuti caldo l'argomento del giorno Ovvero questione ONG, questione migranti, Sea-Watch, marginalmente Salvini, Russi e cazzi vari Quindi abbiamo parlato di tutt'altro Poi eh. se ricapiterà lo stesso discorso magari lo ampliamo allora, innanzitutto, per chi non ti conoscesse, chi sei? Luca Donatella, chi è? Io personalmente ho visto qualche tuo video su eh, tutti i tuoi video su YouTube, però non sapevo cosa facessi prima di saperlo da te. Dillo anche ai nostri ascoltatori. Allora, io ho iniziato a fare video nel 2016, il mio primo video stavo parlando del Brexit. E non avevo pretesa di, farlo, di diventare uno youtuber o farlo diventare insomma, di iniziare ad avere un seguito importante. Uh, diciamo che è una cosa che è capitata abbastanza per caso Io prima seguivo, prima di iniziare a fare video, prima del 2016 Sono sempre stato molto appassionato di politica Ho sempre seguito diversi influencer anglofoni come Paul Joseph Watson, Stéphane Molinot, uh, Atism is Unstoppable Ce n'è davvero tantissimi, mi piaceva tantissimo seguire i dibattiti politici E un giorno mi sono detto, ehi, perché non iniziare anch'io a caricare un video E Quello è stato il primo poi È diventato che... virale, vero? Uh, C'era tipo primo... tutta la verità sulla Brexit, no? Sì, no, Cinque poi... uh, cazzate che ti sei bevuto sulla Brexit. Che eh. poi tu fai la verità di questo, la verità di quello, copiato palese da Paul Joseph sì, Watson. Sì, ovviamente sono il copycat di, <ride> di Paul Joseph Watson. <ride> ma ma eh, non storia. mi ispiro solo a lui, mi ispiro anche a uh, Date This Me Unstoppable. Ce cioè ne sono diversi. Trago un pochino ispirazione, faccio un pochino e eh, uh, ah, Poi faccio partire un dissing. Se lo dico, faccio il Favij che copia più dei miei gameplay. Eh. sì. Ma Faccio... vabbè, ma tutti ci ispiriamo un pochino a... agli Stati Uniti e ho cercato di portare questo modello in Italia anche perché ho notato che commentatori contro il politicamente corretto, contro uh, diciamo Social Justice Warrior non ce n'erano, effettivamente cioè, ce n'erano molto pochi. In Italia sì, mh, tranne voi che ogni tanto dissate uh, Cimdrup, parlate delle... Anche perché non ci sono molte controparti da... Di sfoggere sì, diciamo i social justice warrior esatto, non, non, non imperano come negli Stati esatto, Uniti. Gli, gli per ora, gli unici estremisti che abbiamo trovato so abbiamo trattato, appunto, le abbiamo trattate eh, nei nostri video. Appunto, la, da te menzionata, Cimodrape, come anche altri. Comunque, per finire la mia storia of my life, uh, ho, ho fatto diversi video. Alcuni erano anche diventati virali. Diciamo quello che è stato proprio. Il top, come il cantante che fa la canzone che diventa LIT International, eh, è stato La Verità sui Migranti, che era il, un video in cui mostravo effettivamente le rotte dell'ONG e principalmente mi incentravo su come veniva narrata la storia da, uh, dai giornali, la Repubblica Vari, che dicevano allora, che salvavita. Vediamo un estratto di questo video. Vai. Per far capire. copyright. Che... Strike. No ci Facciamo neanche più caso, ma non vi è mai venuto mm. mille migranti salvati nel golfo di Sicilia? Si abituate a titoli del genere, che non ci facciamo neanche. Ragazzi, più scusate dato. se interrompo. Devo dire una cosa: che riguarda dei vecchi video, è abbastanza cringante. E al tempo, lo so che avevo. Non, non ho mai avuto tempo di dirlo perché non vloggo mai. Io già mi cringia fare un pochino le stelle su Instagram. Non, non, sono troppo vecchio per ste cose. Però, okay, <ride> però tipo, io sono del 93. Sei più giovane di me, cioè io. io sono 91. Però no, ho, ho sempre questa cosa, è rivedere vecchi video al tempo. Ma quello, guarda, vale per conta tutti più io. il contenuto. Sono contento che questo video sia diventato virale tutto quanto. Però rivederlo adesso... Oh. È normalissimo, infatti non lo stai se vedendo. Ce l'ho fatto io. No, <ride> con ma... Quella guarda, pettinatura è, potete voi È una anche cosa per, per chiunque questa, eh. rivedere Ottimo. vecchi video. È come le vecchie foto, no? Madonna, ma come stavo vestito? Ma che è sta roba? Che capelli? E non avete ancora visto quelle su Netlog? Per chi oh, sono? Per Cristo. Voglia di approfondire, di andare a fondo alla vicenda, sorvolando sugli slogan di destra o di sinistra, qual è la realtà, i dati, i fatti concreti? Io per scoprirlo sono partito da una notizia. Che bella quella parola, i fatti, fatti. <ride> i fatti, la fattualità delle cose. Anche se questo, ormai è diventato anche un meme. Io, però, voglio dire: sì, al tempo fatti. non era neanche ancora un meme, tipo quello di Ben Shapiro, no, facts and sì. logic. Quindi è stato fuori before it was cool. Posso no? dire una cosa su Dimmi. questo perché già una contestazione voglio farti, ma in realtà la faccio a tutti. Noi ci scherziamo anche su questo è fattuale. È fattuale. Anche perché eh, voglio. Come cazzo è fatta entrare questo! Anche proprio perché voglio renderla più memosa che di valenza. Di estrema valenza, che vuol dire i fatti sono fatti, ma anche i fatti sono interpretabili. Quindi non è che se tu porti un fatto automaticamente hai ragione. Cioè, tutti i fatti sono interpretabili, diciamo anche questo. Sì, diciamo che la, il motivo per cui io, io avevo detto quella cosa è che nel video cerco di analizzare Sì, no, no, ma non mi par uh, un parlavo di riferimento, retorica... riferimento al tuo video, dico in generale okay, era Cioè è un filosofico. po' un meme, pure tu, e anche Ben Shapiro lo usa come meme Ma perché... io, io stesso, sì, non so esatto. perché fatto che sulle pagine di meme sono diventato la versione italiana di Ben Shaviro. Esatto, però uno è consapevole che è un meme, sì, perché certo, se no certo. uno dice, i eh, fatti sono contestabili No, certo. anche i fatti sono interpretabili come anche la legge La legge è anche interpretabile, per esempio Sì Ok ma la legge è sacra o non è sacra? No. Quindi sei d'accordo con... La eh, non, non è una scienza. Non è la sacra. scienza è oggettiva. Eh no, al 100%. Quello dice è sacra. La legge non è sacra. diceva è sacra. Eh, eh non sono d'accordo. Ah, quindi se d'accordo con... Ma di... Giordano in questa cosa... La legge è sacra... Non è... La legge non è sacra. <ride> è il contrario. <ride> è il contrario. <ride> ah, no, aspetta. diceva no, che non Giordano era la sacra. No. È, sacra. è Dio, diceva. Ah, è Dio. Io ho sponsorizzato anche il video di Giordano e ho messo il link. Perciò... questa è una cosa molto grave. Ma perché, dai? Perché Mario Giordano è imbarazzante. Ma non è vero. Mario Giordano è imbarazzante. Lo prendete in giro solo per la sua voce? No. Ma ha fatto delle inchieste di giornalismo molto no. interessanti. Allora, parliamo di Mario Giordano Come brevemente. No no, re... no, 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 in relazione a questo discorso dei fatti. Okay. Mario Giordano non è che si inventa cose. Oddio, ultimamente ha preso una fake news e l'ha pompata, però quello capita a tutti, anche a noi è successo. Però, Mario Giordano molte volte porta dei fatti, ma li tratta e gli dà una tale enfasi che... Quei fatti, seppur veri, hanno una valenza diversa da ciò che sono Questo è più o meno il ragionamento che fanno anche gli articoli di Vice quando mi attaccano Però eh per ma... la visione che io delle cose Ma eh, se tu fai un ovviamente servizio Ovviamente ognuno ha la sua prospettiva Ma se tu fai un servizio, Mario Giordano okay. di. 10-15 minuti in una fascia cruciale in cui ti attacchi ad un episodio sporadico successo qua sotto a Torpignattara che un trans eh, afroamericano ha picchiato un italiano e rendi quel fatto reale un qualcosa di enorme capisce che non è la stessa cosa capisce che bisogna contestualizzare e dare il giusto spazio alle notizie è una critica che faccio molto spesso anche a Salvini non dico che lui si inventi mm -hmm. le notizie che quel nigeriano non ha fatto quello che ha fatto. Va detto, certo che va detto. Ma bisogna anche dare un peso. Va bene, questo è importante. Comunque, in questo video qui. Eh, verità... Mi interrotto, stavo per rispondere. Ah, vai, prego, scusami. Prego. <ride> uh, ti do ragione su quello del fatto di, di contestualizzare, però eh, è difficile farlo perché, ovviamente, Mario Giordano darà un certo peso a. Mario Giordano. Nessun oggettivo, ognuno ha dei temi certo. che fanno portano acqua alla propria agenda politica questo lo fanno tutti non esiste l'oggettività uh, io penso che le cose si bilanciano proprio perché uh, c'è uno che può portare magari quel, uh, quell'evento di cronaca qua sotto e te sei libero di, di, di criticarlo però uh, noto che è una cosa che la fanno sia a destra che a sinistra non è una cosa che fa Mario Giordano o fa qualcun altro no. proprio nella natura uh, umana dei dibattiti assolutamente che ci sono. io voglio uh, portare questo tema per me è importante utilizzerò quel fatto di cronaca che magari Okay. Sì però Vai, capisci che proprio sì, sì, ma, ah, non, Poi non sto difendendo testo o sinistra qui Ma mm -hmm. hai citato Giordano e ti dico Io disprezzo il giornalismo fatto in questo modo Ma io trovo che tutto il giornalismo sia fatto Beh, in questo purtroppo, modo Purtroppo sì Però lui, lui lo fa in maniera secondo me Assurda cioè ogni puntata Della sua trasmissione Beh, anche il suo stile diciamo eh, veramente... Ho capito amico mio però se tu sei un giornalista Col cartellino ci mancherebbe altro Che non porti le tue opinioni personali, è normale, non sei un cronista e basta, commenti la notizia Però se ogni giorno fai un bombardamento su piccole notizie, vere, fatti, ma che amplifichi E quella puntata, giorno dopo giorno, quindi quelle puntate giorno dopo giorno Creano questa falsa realtà in cui ci sono eh... Scusa, se le notizie sono vere non può essere una falsa realtà Ma non sono vere in vera. relazione a cosa? Sono in relazioni. È vero che, che ci vera. sta cioè, un. un, un... Mi invento un fatto di cronaca. Un è vero che c'è un nigeriano più che supera un italiano, ma magari è un caso piccolo. Tu puoi trovare un caso sì, pur piccolo. Pur ogni... essendo tot percentuale della popolazione. E no, invece la fare... percentuale è fondamentale. Perché io posso prendere qualsiasi cosa e renderla in percentuale. Ho capito, ma se tu puoi vedere proprio la percentuale di. di... Di uh, stranieri eh, irregolari che ci sono in Italia, il numero di reati che, eh, che commettono è più alto in percentuale rispetto agli autoctoni, cioè mm, gli italiani. È più alto perché è il discorso di povertà. Allora, qua stiamo prendendo poi. Mm, sì. Mm. Però io ti dico che, uh, semmai, allora bisogna lavorare in maniera diversa con i dati. Cioè, allora mi dici questa cosa qui. Ha più senso. Mi dici la povertà. Giordano lo fa nei suoi libri. Non so se hai letto profugopoli. No, non ho letto con... nel suo Poi È ovvio libro, che magari nella trasmissione Dio... su rete 4 deve fare. È ovvio un cazzo, è perché è forma... rete 4 è quello che arriva alla gente. Quindi, se tu mi dici c'è un problema di migranti, sono d'accordo. Perché c'è un problema, ovviamente, di persone senza una lira che ovviamente faranno degli atti criminosi. Vanno puniti ovviamente. Ma un conto è fare una stima. Ok, in percentuale queste persone. Un conto è che ogni giorno tu mi prendi un fatto singolo e alla pancia delle persone arriva l'immagine del nero cattivo stupratore, allora tutti sono così. Questo è generalizzare. Per questo ti dico, sono, detesto Giordano e chi fa il giornalismo in questo momento... Ho donato 20 euro grazie a Agnesina, sono sempre le donne. Agnesina, vabbè, nome da... Secondo, me, secondo me perché è stato affascinato dalla Agnesina. bellezza di Donatello Vabbè, eh. comunque scusami se ti ho interrotto, ma era importante perché era connesso a Donatella... Io ho ragione, fatto. però io ritengo che sia giusto che un giornalista come Giordano possa parlarne. Poi si può criticare lo stile, si può criticare tutto. Quello quello che che però fatto. se la notizia è vera... È quello che ho fatto, ma infatti lui può parlarne, mica dico tappate Giordano, però mi sembra assurdo che abbia uno spazio così ampio. Ogni giorno debba, sparare, debba, debba fare le sue sparate super iperboliche per far passare un messaggio che alla fine è un po' corrompere la realtà, Spur parlando di fatti. Perché dai, è un... molto opinabile perché lo fa Giordano in un, su certe cose, ma lo fanno anche altri giornalisti. Assolutamente, tu mi hai citato diciamo. lui, parliamo di lui, però è vero, lo fanno anche gli altri. Non devo dire difenne... che sia una cosa umana, cioè non l'abbiasimo quando lo fanno quelli di sinistra, e non l'abbiasimo. Assolutamente, ma giornale. lo facciamo pure noi, eh. però è, un è una criticità che, anche, che rilevo anche in me stesso, infatti. Chiusa la parente filosofica, sì, e poi cosa fai tu oltre? Diciamo... Io volevo, volevo un attimo dire. No? Allora, questo video dei migranti è stato ciò che ti ha un po' fatto conoscere a livello virale. Sì, quello dire? diciamo che non era il mio primo video. Che diventava certo. virale. Perché um, uh, avevo fatto prima un video in cui parlavo di Donald Trump di tutti mm. i media che si attaccavano a Donald Trump, bla bla bla. Ed era diventato virale. Quello era stato uno dei miei primi video a superare il milione su, uh, su Facebook. Io principalmente posto molto su Facebook perché i video diventano molto più virali lì. Ma in soldoni, eh, in questo qua, cosa sostenevi? Eh, in questo video iniziamo ad analizzare. Questo qua, stavo per dire, è stato il video in cui uh, ho notato proprio che le condivisioni aumentavano in una maniera esponenziale tantissimo. Mm -hmm. eh, ah. Diciamo che è stato anche quello che, non, mh, oltre alle views, perché comunque ha fatto un milione di views su YouTube. e eh, mi sembra 6 milioni su Facebook. Mortacci. È stato quello che ha, eh, diciamo, avuto poi un impatto politico più grande. Perché da lì diciamo, hanno iniziato a contattarmi diverse trasmissioni. Io, infatti, sono andato sul mio canale. Non sono proprio un creatore di contenuti molto tradizionale ma anche per i temi che tratto. La metà dei miei video sono su Mediaset Play. Perché ho collaborato poi con Matrix. Infatti Molti si ricorderanno, magari di quando abbiamo fatto il pezzo di trasmissione. Eh, che sì, quello lo stavo cercando su YouTube per metterlo, ma è scomparso. Come scomparso? No, ma c'è sulla mia pagina se lo trovi. Ah si? Sì, sì, sì. Ma sì, ma è sì. copyright è quello, però tanto buttano giù quelli appunto. Ne esatto, ne no, cioè, quello è abbastanza cringioso, rivederlo adesso, però era stato un bell'intervento intervento. Tra l'altro. Io, io Luca l'ho conosciuto proprio la, 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 quando siamo stati a Matrix. Esatto, ospiti entrambi esatto. nel lontano 2017. Ora l'inizio 2018, Era inizio 2018, inizio 2018. Il tipo febbraio, gennaio, era inizio 2018. E mi ricordo che eh, eh, <ride> se ci ripenso adesso io avevo concordato con, con Nicola perché Nicola Porro lo conosco mm -hmm. molto bene. E avevamo concordato, insomma, di cosa parliamo. Come oggi, che parliamo magari di ONG. Prima mi ha detto: mi ha fatto scrivere una sua collaboratrice. Guarda, parleremo di questo, il tema dei giovani. Le mie domande le ha fatta Gordon. E se guardate l'intervista, <ride> c'è proprio il momento in cui mi fa la domanda. E avete presente tipo al liceo che se lì. Uh, cazzo. Cioè, a te ha chiesto di parrucche. Sì, ma ha chiesto una roba. Esatto, <ride> e e lui ha salutato le cose. No, non è stato così devastante. Però, c'è stato proprio un attimo che mi sono trovato a dire: cazzo! Devo improvvisare. E ce l'ho fatta però, ci ho messo un attimo ad ingranare, mi sono sentito proprio davvero come. Ma io rossiccato, cioè a me non hanno concordato nulla, ne cioè nessuna domanda, io sono andato lì completamente impreparato a improvvisare. Ah, è, era la, la cosa giusta perché ti hanno trovato il video del capobastone, dovevano fare <ride> quello che presenta il cerchio da Esatto dovevano bullizzare. Io, no, io, io, io non dai. sapevo nulla però, eh. È andato Però... così a scatola chiusa. Sì, sì, ma Cioè come, come vivo la vita io. Cioè proprio Poi mi dispiace anche che avevo visto che, tipo, c'era Barbaroffa che ci ha fatto un video di commento nel nostro. Che effettivamente diceva che io ti avevo contraddetto. Perché, ragazzi, i tempi in televisione sono diversi rispetto da YouTube. Qua possiamo stare a dilungarci. E aveva fatto tipo una domanda a Simone chiedendogli cosa ne pensi degli haters Se avevi detto: me ne frego. Io ti avevo detto: sbagli. Signor. E poi avevano tagliato completamente il perché dico sbagli. Perché, vabbè, poi lo spiego più avanti. Io trovo che gli haters siano un ottimo modo per farlo. Ma era marketing. in diretta, eh, no. Sì, ma cioè, sai quando fanno tipo oh, Ok, basta E interrotto ah, Cioè, sì, Adesso sì, se sì. ti vai a rivedere il pezzo Era rimasto che Io dicevo sbagli E tipo ti avevano inquadrato E c'era te che ti giravi Tipo Oh, che cazzo ma Che cazzo vuole questo Che cazzo vuole questo Mi sta D. <ride> Però, sì, tu, cioè, qual era il tuo discorso sugli hater? Perché io dicevo che gli hater eh, li ignoro perché, nel mio caso, sono principalmente bambini che non capiscono un cazzo. Mm -hmm. Possono dire le peggiori amenità di questo mondo, ma non mi, non mi toccheranno perché so che, se avessi il potere di vedere chi ha scritto quel commento, mi troverei un bambino ciccione e brufoloso che prenderei a scappellotti dalla mattina alla sera. Magari, nel tuo caso, ho capito. Il mio trattando discorso che volevo fare, alte... che poi è stato tagliato, era il seguente: Ovvero, che io, ovviamente, trattando temi politici, sono molto polarizzanti. Cioè, chi la pensa come me, è grande Luca. Ti do ragione perché stai criticando il mio argomento della vita. Che poi, magari, se nel video dopo parli di un argomento politico che però non la pensano così, minchia, Luca mi ha deluso tantissimo certo, penso, certo, Vabbè, ma certo. questo è naturale. È però, normale. io trovo che ovviamente io, io, fa parte del gioco. Io so benissimo che non posso stare simpatico a tutti. E proprio per questo, eh, io ci gioco anche sul fatto di, di sfruttare gli haters. Perché, come è il maiale, no? non si butta via niente. Cioè, le persone che, che, ti, che ti, ti stimano, ti seguono bene. È giusto curarle. Però è giusto curare anche gli haters. Perché io trovo che gli haters sono quelli che mi fanno tantissima pubblicità. Io, tipo, su, sono diversi, su diversi gruppi politici, anche che sono completamente opposti a come la penso io. In cui eh, ogni volta che posto arrivano valanghe di persone. Però noto che poi, proprio quelle persone, vanno su altri gruppi a rendere virali i miei video. Quindi gli haters li vedo come una risorsa. La cosa peggiore per noi creatori di contenuti, è, ma anche per i politici, è essere. Che non, 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 quando si parla non di non reazione certo, emotiva. non calcolati mentre invece c'è cioè, amore oh. e odio, sono due emozioni molto diverse, ma anche molto simili su certe versi. Quindi, se non posso, so benissimo che trattando certi argomenti, certe fasce demografiche, perché poi io arrivo dal marketing, no, è so stata anche posso... la, deriva, la deriva del PD pre e post Renzi. Esatto, Renzi sì. è riuscito a creare odio, anche discussione, dunque, e infatti era arrivata a una percentuale notevole. Pre e post Renzi, invece, è quello che dici tu, il nulla. Sì, non Renzi mi, a, non a, mi suscita nulla. L'ha autodistrutto come personaggio perché ha anche fatto delle scelte politiche basandosi sì, su. Ma dati ma non Renzi, ha Renzi ha sbagliato molto. Però se ne può fare un discorso, però di sicuro è stato anche lui un personaggio molto polarizzante che si è trovato in sì. opposizione. Sì, sì. Comunque, sì, il discorso che volevo fare era questo. quindi... Uh, anche gli haters possono essere una risorsa, soprattutto in questo ambito. Basta farsi una ragione che non più può essere più che eh, altro ovviamente. un conto. È quando fai lo youtuber che magari dici, vabbè, tratto di cazzate, mi può dispiacere, ma un canale come il tuo mm -hmm. che tratta di politica anche in maniera, diciamo, di parte perché, come abbiamo detto prima, ogni giornalista, ogni commentatore di politica prende certo. posizione ed è normale e umano. Devi mettere in conto che chi non la pensa come te su temi del genere. Certo, ti, ma a me dà anche fastidio odiare. anche con. Cioè, per come la vedo io. È brutto avere della gente che magari ti, ti viene ad insultare. Che te, magari c'è un canale, non so, di, di. della cosa più. di cucina. Ok? C'è un canale mm. di cucina, ti trovi della gente che arriva le tue ricette e fanno schifo. Fai schifo. Uh, la merda e ti insulta così a gratis. Se ci rimani male, però anche c'è un genere di video che non ho mai fatto. Su quelli oh, leggo commenti degli haters e cose così perché cioè, fa parte del gioco, ragazzi. Se vi esponete sul web avete la possibilità di raggiungere tante persone, a certa gente sarete simpatici, a certa gente sarete sul cazzo. cioè Non lo biasimo perché anch'io c'è della gente che incontro per strada e così mi sta sul cazzo a pelle. Che cosa posso farci? Cioè, fa parte della natura umana fatevene una ragione poi è ovvio che non fa mai piacere ricevere insulti cose così però boh cioè per ci cioè, chiedono in io, chat una cosa che fa parte del gioco sti cazzi in, eh, in lo chat stanno chiedendo una cosa banalissima Vai. ma che magari mh, è interessante anche per chi rivedrà li questa live qual è la tua posizione politica wow questa è eh. una bella domanda allora io sul political compass per esempio sono un bel casino perché mm -hmm. allora io mi ritrovo molto nelle posizioni uh, di Nicola Porro quindi una destra capirai uh, <ride> perché no, eh, Non ti sta simpatico simpaticissimo, ma politicamente non condivido nulla. No, scherzo. No, dai. vabbè, mi trovo molto con lui perché è un genere di destra che non è la, la tipica destra sociale. Mi trovo molto in quelle posizioni. Però io, per esempio, su certi temi sono di destra, per esempio, sull'immigrazione. Uh, su sulle simpatie, che ho per l'amministrazione Trump, su un sacco di cose. In realtà sono più classificabile come. Uh, diciamo, mi, mi, mi oriento meglio nel panorama americano piuttosto che quello sì. italiano. In, in Italia invece. Qual è il partito che ti rappresenta di più? È difficile dirlo. Il meno peggio. Stavo, stavo per dire che, per esempio, io sono. L'ho detto nel mio video sull'Islam, tra l'altro, il video di cui andavo, vado più fiero, Posso fare un momento spam? Andaccio certo. a vedere il mio video 10 minuti ah, sull'Islam, No, ma anche dell'Islam. Ottimo, quindi. perché ne voglio parlare. Per esempio, lì ho detto che sono un ateo antiteista. E perciò io. Tutto quello che vuol dire essere ateo antiteista, cioè non, non concordo. Su cose, per esempio, di Salvini che mostra il Crocifisso. Io su altri temi, per esempio, quello della legalizzazione delle droghe leggere, sarei fa favorevole assolutamente Perfetto. a una liberalizzazione. Okay. Uh, ovviamente con dei limiti che si possono discutere, come sì. il limite di THC. Ma adesso, tutta questa storia che stanno facendo sulla cannabis light, cioè dai, ragazzi, cioè 06% di THC. Sì, io mi eh. ma io infatti l'ho. Però perché alla fine, come dici. Tutubo che fa l'errore di votare, no scherzo, e che vota meno peggio, voti più Europa, io E quindi mi, che hai votato? Tu? Dai, non, io comunque mi trovo Che abbastanza... dai non ma con chi cazzo di credito sta a parlare qui? <ride> no, io, io mi rispecchio abbastanza, non dirò perché ho votato perché il voto è segreto, però uh, diciamo con tutti i partiti politici con cui mi sono interfacciato di più, anche perché mi ritrovo di più con loro, per esempio sono andato da che è Fratelli d'Italia, e con ovviamente la Lega... Però i Fratelli d'Italia sono molto, per quanto riguarda il discorso religione... Eh lo so, ma tutta la destra è in Italia... Che sì, si, purtroppo cioè, sì. Purtroppo, ma anche in America, eh, anche i repubblicani sono così, sono... Uh, con Trump ci vediamo a d'accordo E poi ti trovi Prager You per esempio Che ti fa il perché la Bibbia è il miglior libro sì, sì, sì. E dico ah! Senti entriamo in gamba, a gamba tesa eh, dai. Questione migranti, migranti musulmani de merda. Questione migranti eh, ecco, ONG No ecco la parola con la N Si può dire su Twitch Ciao, ma, ma intendi negro? No, no. Mante, negro, mante. negro mante Mi dissocio cioè, Omiodor quindi so, apprezzerà. E, okay. Allora, questione ONG, allora, poi... Omidol che dice a Donadella, viva Casa Pound! Fai bene a votarci. Aspetta, no, no. Adesso che... allora, dopo chiariamo quella questione di Casa Pound, che ci ha okay. detto già in privato, perché molte persone l'hanno scritto in chat. Adesso chiariremo anche quello. Va bene. Comunque, non è di Casa Pound. Ma però... adesso lo chiariremo. Questione: allora partiamo dall'ONG e tutto il casino che è successo con Carola, eccetera. E poi ci espandiamo e eh, parliamo in generale del discorso. Come migrazione. Un po di Come no? Allora, uh, c'è stato questo casino, Sea-Watch, uh, Carola, eroe o mostro? Cosa ne pensi di quella vicenda in particolare e poi in generale del tema migrazione? Allora, io l'ho approfondito parecchio perché poi anche sul mio sito web uh, stato, ho pubblicato diversi articoli. Insomma, è difficile come creatore di contenuti trovare un attimo la tua strada. Fai, provi un po' tutto, vedi quello che funziona di più, fai delle cazzate, sbagliare umano. Eh, io in questi anni insomma, ho avuto un... Stato un bel percorso perché ho provato diverse cose. Sono contento di tutte queste cose che ho fatto in questi anni. Eh, tra le cose che avevo provato era proprio quella di scrivere degli articoli sul mio sito web, luca.it, in cui facevo degli approfondimenti, citando poi alla fine dell'articolo le fonti sul tema ONG. Allora, le ONG si possono. Partiamo prima da... Cerco pro di proprio da questo tema. Partiamo dal esatto. tema e poi. Il problema con le ONG che trovo perlomeno di quelle che operano nel Mediterraneo, innanzitutto è che sono delle. Uh, hanno un'agenda. Politica molto dichiarata, per esempio, Sea-Watch um, su Twitter si, si espone parecchio, condividono uh, delle iniziative come quelle di loro, le chiamavano Aspetta, non mi ricordo se era proprio Sea-Watch, sì, però vabbè, stiamo facendo una live, quindi qualche in precisione è consentita ricordo che c'erano delle ONG che sponsorizzavano il fatto di portare dei migranti oltre confine in maniera completamente illegale perché la loro agenda politica era un'agenda uh, no border, cioè sostenevano che siamo tutti figli del mondo, che poi si può essere d'accordo o non d'accordo però i confini non esistono, sono un'invenzione immaginaria e quindi facciano queste azioni di uh, violare la legge portando dei clandestini da una nazione all'altra perché la loro agenda politica era questa. Io sono d'accordo che un'ONG è assolutamente giusto che chiunque ha le proprie idee Uh, Carola ha evidentemente anche lei un'agenda no, no border e tutto quanto e fa queste cose perché lo fa. Quello che mi sta che mi triggera è il fatto che uh, cioè va benissimo il, il tuo essere un NNG, però non va bene nel momento in cui inizi a, uh, ad andare contro uno Stato sovrano e aspettarti uh, che non ci debbano essere delle conseguenze, perché poi comunque il trattamento che è stato riservato a Carola in Italia. Adesso poi non è stata scarcerata perché il problema è che anche di queste argomentazioni è che si crea ovviamente un, un discorso molto polarizzato perché da una, da una parte c'è chi la odia, insulti e cose, dall'altro c'è minchia, questa qua è un'eroina. E e sai, infatti prima ti ho detto eroe, ormai. Glorifichiamola esatto. come se fosse uh, la nuova Giovanna D'Arco, no? Sì, eh, esatto. Attento tu, guarda, attento tu al microfono che alle volte. Parte... Lo sposti troppo? Okay, secondo me è... lo tengo così. Come bravo, <ride> mi rapper <ride> um, Beh, sei un po' alla Eminem con questa velocità extra bit. Ma è infatti, guarda, una cosa che mi trovo, per esempio, nel video che avevo fatto. Poi ritorno sull'argomento per non andare troppo off topic. Eh, nel video che avevo fatto su Wage Gap, in cui parlavo di Strumia, che è uh, un fisico accusato di essere sessista, avevo trattato diversi temi come Wage Gap. Io cerco sempre di concentrare nel video, tipo come se avessi il rapporto gigabyte per minuto, no? Sì, <ride> E tipo, e quel video mi trovo proprio a scrivermelo e mi, stavo leggendo velocissimo una roba che mi dicono molti perché cerco di impacchettizzare più informazioni possibili al secondo e stavo proprio rappando in certe parti <ride> perché l'attenzione è su, io faccio video soprattutto per Facebook, l'attenzione è proprio sì. così, cioè... Ah, tu infatti sei parecchio presente su Facebook, io infatti... Eh, Facebook ha dei tempi completamente eh, diversi Non eh, avendo, non, avendo praticamente, non utilizzando praticamente Facebook Ti avevo visto soltanto su YouTube L'obiezione che stanno facendo in chat Bye. Che è quella ovviamente più diffusa È Però loro salvano delle vite Si chiama disobbedienza civile In realtà Carola si è fatta processare Quindi tu dici eh, Prendersi la responsabilità Lo fanno Come lo fa Gino Strada Come lo fanno altri eh, Quindi Provo a rispondere io a questa cosa e poi ti do, ti, ti do la palla. Sono d'accordo quando mi dici che se queste ONG si pongono come ente superiore, così tra virgolette, anche se in realtà lo sono, non possono però poi usufruire di quello status per fare il cazzo che gli pare anche per interessi personali. Quindi secondo me la linea è quella, la linea di giustezza, chiamiamola così, il metron, cioè salvi vite umane? Bene. Quando è che, però vai oltre quindi oltre il salvataggio, cerchi di spingere una nazione che non è la tua verso un, una tua visione del mondo a quel punto, se quella visione del mondo della ONG non combacia con la visione del paese, il paese, come dicevi, si può rivalere. Quindi, allora... io sono d'accordo sul fatto, ovviamente, di salvare vite, però uh, dovremmo prima risolvere. A Livello europeo e quindi anche nazionale, la questione migranti. Cioè, prendiamo un... il problema: non è tanto delle ONG. Prendiamo noi una posizione netta su questa cosa. E quindi anche i limiti delle ONG saranno più chiari. Perché il problema in Italia è questo. Soprattutto in Italia c'è questo problema delle ONG. Perché non sappiamo che cazzo fare. Non abbiamo una posizione netta, e ovviamente questi alle volte se ne approfittano. Alle volte fanno cose giuste, sbagliamo noi. Non c'è una posizione netta né da parte dell'Europa. E io so perché. Dopo te lo dirò né da parte dell'Italia, benché mai. Quindi ci sta che le ONG, da una parte, facciano delle cose buone e da una, da una parte facciano il loro tornaconto. Uno dice, ma di cosa stai a parlare? Luca Donadell è stata processata e assolta, non è colpevole di nulla. Allora, perché sì, tutti quelli che vengono no, non assolti è stata che sono assolta, per... semplicemente... Uh, sai che adesso aspetta, io non sono un giurista. Però, uh, sai che a volte in attesa di processo può essere trattenuto. Lei non è stata trattenuta in attesa di processo. Ma ONG sicuro... sta per organizzazione non goblinoide? Bellissima questa. Uh, no, no, allora, cerco di strutturarti un discorso su... mm -hmm. in risposta. Allora, quella della disubbidienza civile uh, lo accetto come argomento. Però uh, mi sembra un pochino una paracolata da parte di alcuni. Perché è vero, sei libero di fare disobbedienza civile. Però poi non devi rompere i coglioni quando ci sono le conseguenze legali. Perché, per esempio, se poi io noto che molti vorrebbero fare disobbedienza civile, però poi, eh no, Carola non è giusto arrestarla, non è giusto fargli. Beh, però Ma fai disobbedienza. Funziona così. Perché Israele quando ha fatto uh, un. Quando ci sono stati c'era un'ONG turca che ha portato uh, voleva entrare, sconfinare nelle acque di sì, uh, stiamo, palestinesi stiamo, prendendo... stiamo parlando di un conflitto molto diverso. Stiamo parlando okay. anche di un paese un po' diverso dal punto di quello vista, che vuoi, okay, però lì ha fatto diritti. disobbedienza civile. È finita, che, cioè non è finita con la navetta della Guardia di Finanza che si mette in mezzo. Fratello, ma stiamo è... parlando di un posto che i diritti civili bene, i romani non sanno manco che so in maniera so. diversa. Negli Stati Uniti, ma io mi auguro che entri, non finisca mai così. Ma, ma io stesso me lo auguro, però anche negli Stati Uniti, se tu entri nelle acque territoriali uh, statunitensi portando dei clandestini. Ci sono delle conseguenze molto pesanti. L'Italia attualmente non. Cioè, tutto questo attacco che si fa nei confronti: eh, è stata arrestata. Ma è eh, grazie al cazzo che è stata arrestata, perché comunque ha violato delle leggi italiane. Però tu... E poi sarà processata e si farà il processo. Però, però è ovvio, fa disobbedienza civile e ne paghi anche Bravo, la spettacola. Bravo, il problema però sta dove dicevo io prima. Aspetta, ti volevo un attimo per strutturando un discorso. Il secondo punto su cui ti volevo rispondere. È che io sono d'accordissimo con te: che il grande assente, su questo, davvero, ti do super mega ragione. Di tutta questa vicenda è l'Unione Europea perché io noto che uh, la retorica della sinistra tendenzialmente su questo argomento è dire che eh, l'Europa eh, è vero che è grande assente però poi all'interno dell'Unione del dell Europea gli stati che non vorrebbero accogliere sono proprio quelli di Orban che sono vicini a Salvini e tutto quanto ma il problema è questo, il fatto che la Germania per esempio aveva avuto la Merkel che ha detto sì venite tutti i siriani qua e loro si prendono i siriani Che questo è un discorso che è giusto anche affrontare perché i siriani comunque hanno, sono, hanno un tasso di istruzione più alto rispetto a tutti gli altri migranti il problema principale di quando si parla di migranti economici è anche una grande paracolata della sinistra il fatto di, uh, dire, di mettere insieme sia i profughi, cioè quelli che scappano. Da, da, da paesi in guerra, che è giusto accogliere, nessuno lo mette in dubbio che quelli che scappano da giusto accoglierli. Con quelli che qualche anno fa Erano uh, lo status umanitario, che era una cosa che esisteva solo in Italia, che nessun altro paese europeo accettava. Però qui, qui hai sollevato quello che ti dicevo prima, la confusione. Esatto, la Germania confusione, è stata chiara: la Germania vuole pigliarsi quelli bravo. che sono laureati. Da, la cosa è lasciarci a noi, quelli subsahariani. Purtroppo non è un discorso perché la, la Germania è che sul fatto è ovviamente e, e di istruzione e affamati. quindi anche di povertà e quindi anche di povertà che, come. Come abbiamo detto, poi porta ad azioni illegali, criminose, eccetera. Perfetto. E infatti ti venga a ribadire che il problema sta nella linea della nazione. La Germania, si può essere d'accordo o meno, ha preso una posizione forte e quindi può rivalersi anche sulle ONG, su chi viola i confini, eccetera. Noi, non Ragazzi, avendo la grazie, presa, non, non, non sappiamo. Perfetto. Con... Però noi, non sa... in generale, dico poi, noi non sappiamo come comportarci. Perché non abbiamo preso una posizione. Ma la nostra posizione, io poi l'idea che mi sono fatto in questi anni è questa. Uh, io nel mio video uh, prendevo una posizione molto netta nei confronti del business dell'immigrazione, consigliavo anche Profugopoli perché comunque ritengo che ci sia stato un business, ovviamente dove girano tanti soldi in qualsiasi settore. Adesso... Uh, parliamo di Bibbiano, anche nelle cose del... Cioè, sì, sì, questo sì. è il nuovo meme del momento. Però anche nel settore degli affidi, dove girano tanti soldi, girano anche brutte situazioni. Io trovo che si era creato una sorta di compromesso politico per cui faceva comodo all'Europa che l'Italia si, fa... si sobbarcasse questo problema, che non è solo l'Italia, perché anche la Grecia si sta sobbarcando questo problema, come diceva Saviano, permettendoci poi di scorporare quei miliardi dal debito. Perché il ragionamento politico, questa è la mia... Teoria, poi noto che girano tantissime teorie, ma io resto sempre terra a terra. Perché poi su queste vicende ce ne trovate di tutto, da chi crede al piano Calergi altre stronzate. <ride> ma io resto molto pragmatico. La cosa di base che fa girare il mondo sono i soldi, quindi certo, guardo, certo. guardo quelli per analizzare i fenomeni Giusto. geopolitici. Uh, secondo me, era una situazione che conveniva all'Italia, a, a certi partiti politici, perché comunque permetteva di diventare una sorta di reddito di sussistenza per molti paesi del sud, perché attorno ai Cara si generava tutto un business, cioè tutto un paese lavorava per quello. Anche situazioni come il sindaco di Riace, che ha ah, il comune basato sull'accoglienza. Sull Però, ok, e grazie al cazzo, se i soldi, la, la, tutto il eh certo. suo giochetto, lo pagano i contribuenti, certo. non è che stai creando un'economia, stai semplicemente creando un'economia di sussistenza basata sul, sulle tasse. Non è che stai facendo qualcosa di virtuoso. Perciò c'era guardato questo, questo complesso è è proprio... alla Germania andava bene così, all'Italia andava bene così. Perché sotto esatto. sotto ci guadagnava, si creava questo business. Però e... poi si creano questi problemi. Poi, poi si creano problemi, problemi che perché perché... si perché... scoppiano perché, ma... Bravo, perché... Cioè, ci sono anche disordini, perché, perché... non, non perché... puoi pensare di scusa se ti interrompo, di, di accogliere tutti e lasciare poi queste persone senza prospettiva. Perché c'è chi eh, riuscirà ad integrarsi nel tessuto sociale, e per fortuna c'è. Cioè, io dico: eh, rispetto chi magari viene qua, anche se è un migrante economico, ma cerca di imparare la lingua, si fa un culo così per comunque integrarsi. Però la gran parte delle persone, purtroppo. Che arrivano qua pensando di trovare il dorado sì, e poi non trovano un cazzo. O, o nella migliore delle ipotesi andavano a diventare nuovi schiavi ad abbassare il costo del lavoro perché sfruttati a raccogliere pomodori di euro all'ora. Nella peggiore delle ipotesi andavano a bivaccare qua a termini, a spacciare droga e a fare far situare creazione di degrado, e Questo si collega. La destra andava a fare, ecco, guardate i migranti. Bravo, è il che dito, si ricollega. Che si ricollega video... al Giordano di prima, però. Vedi sì, com'è diverso dicevo... un discorso del genere, però. Capisci perché detesto quel giornalismo lì? Ma io lo stesso l'ho criticato nel mio video. Perché una cosa che ho criticato nel mio video Un che conto la è destra... fare Giordano, Ah! ci sta lo stupratore. Che mi... E un conto è fare un discorso okay, di questo tipo. Allora già ha molto più, più senso. era proprio il fatto che la destra, al tempo, andava a puntare il dito, per esempio, su Salvini, che, eh, ah, guardate i migranti che buttano il cibo, no? E tutte queste genere di notizie qua, bastardi, poi nei commenti. Ah guarda, sprecano sì, se fosse poi crea si, parla, odio, ma... si crea poi un odio si crea un odio e giordano che poi giordano urlerà però cazzo i libri ci, 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 ci fa delle inchieste giornalistiche andrà a dimostrare come molti uh, poi purtroppo i libri li leggono in pochi però in molti di queste cooperative cercano di intascare di fare più margine possibile sui 35 euro che andavano alle cooperative non ai migranti e quindi ai migranti gli servivano la merda è ovvio, ovvio che questi buttavano il cibo ma anche perché, molta, cazzo, una grandissima parte di economia del sud è basata sul fatto che ci siano questi schiavi migranti, appunto, esatto, diciamo, fa comodo. Esatto. Fa comodo, però è, è una sorta di. Sicuramente schiavismo. Anche qui è una conseguenza. Ancora io parlo sempre a monte perché cerco di guardare sempre sopra. È un problema ancora più grosso, ovvero perché queste persone vengono qui e poi ci sarebbe tutto il discorso storico da fare. Io lo vedo come uno tsunami: cioè vedo, è possibile fermare un tornado? È possibile fermare un oceano che ti viene in faccia? No. Quindi tutti questi flussi. Non è che sono nati oggi per un motivo. C'è un trascorso certo, storico da studiare. Guarda, e dobbiamo anche prenderci. Io sono abbastanza della filosofia di Trump. Che non, 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 non accetto il discorso del. Uh, ah no, i muri non funzionano. È una roba inarrestabile. Perché Israele ha fatto un muro e funziona perfettamente. Ma io non voglio basarmi fatto... su Israele, perdonami. Va bene, però. Mi ritengo un paese civile e nemmeno su funziona, Trump, non... tantomeno. I confini per come la vedo io quando li fai funzionano benissimo, è ovvio puoi confinare Beh, un fenomeno Se vuoi violare i diritti umani, fermando, sì. non stai fermando ma non stai violando i diritti umani, perché cioè non è che allora eh, crei un muro e dici cazzi vostri, vi lasciamo morire in realtà Beh, in realtà sì. no, no, in realtà sì, il, 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 il clandestino, ma, se tu sei ma il clandestino che... scappa molto spesso. Va oh. bene, ok, però esiste, esiste l'ONU, esistono i caschi blu e visto che sono noi li foraggiamo Ma sono situazioni fuori paghiamo, dal controllo dell'ONU. Ma assolutamente no, assolutamente no, i caschi blu ci sono, presenti in Libia, ma non sport. so ma non possono cioè non possono A tutto quello che sta succedendo non lì. Possono sopperire a tutto, però possono Ma non creare, sono sufficienti. creare un corridoio umanitario non sono per sufficienti questi flussi perché non sono sufficienti. non, sono, non, non Poi, tollerò l'anarchia di dire eh, "beh sti cazzi esiste la clandestinità", allora No, no, beh, chiaro, ma l'anarchia cioè, no, non... però, però bisogna trovare sì, una sto via vedendo di Simone che è da un po' che legge i commenti. Simone, tu che tu che eh, sono preoccupato, dire, eh? cosa sta succedendo? Interviene un in attimo qui, dai. Così. Io stavo okay. interpretando il clima con dei gesti del regia e Top Mimo. Tu vuoi dire qualcosa? Eh, no, ok. C'è una domanda, magari. Tu dubbi, sei il messaggio, fai dei corna Che ha detto? Ah, vabbè, ok. No, allora, il discorso è questo. Visto che vabbè, due non vuole intervenire. E... Posso dirti la verità? Al netto di tutte queste parole: per me è giusto proteggere i propri confini. Punto. In che modo lo faresti? Come si se è sempre fatto, con... facendo fatto. rispettare le regole. Cioè, non, se è fatto ad altre regole. Ma no, poi oh, dicono: Ci faresti no. in chat? Dicono: Qualcuno spiega a Donatello che gli immigrati che vengono in Italia lo fanno per transizione perché vogliono andare in altri paesi. Purtroppo, in altri paesi c'è li no, rimandare. No, allora, indietro. Scusate un attimo, questo, questo qua che ha scritto questo commento, eh, cioè, sì. guardami negli occhi. Allora, gli altri paesi: Se tu ti vai a cercare, esatto. eh, cerca la Germania che ci li rimanda, ci ha fatto proprio un servizio. Guarda Repubblica per cui io ho lavorato. La Germania, gli altri paesi, visto che non, loro riconoscono solo lo stato di profugo, non gliene frega nulla dello status umanitario che qua in Italia offrivamo al 40%, perché poi è su questo che gioca la. Sinistra Allora non gliene fotte nulla Loro vogliono solo i profughi Quelli che non garbano alla Germania Ce li rimandano tutti indietro Ce li rimandano tutti indietro Cioè Oh wow, sì. i migranti però Vogliono andare nei paesi del nord Nei paesi del nord Non gliene fotte niente di queste persone Ce li rimandano indietro La Germania li caricava sugli aerei sedati Ok Macron Ha fatto carte false Cercalo su Google In questo esatto momento Ma infatti io che ti ho Macron... detto prima però che l'Europa è la prima che sta sbagliando. Esatto, però poi Macron è lo stesso che ci fa il discorso che Carola è una grande perché Macron è un Ma grande. Ma sono degli ipocriti di merda: merda sia, eh. sia, sia Merkel, sia Macron. Sia esatto. Sia... Ma infatti ho detto che il problema sta nell'Europa. <ride> L'Europa che comunque. L'Europa che comunque ha appoggiato anche manovre militari che hanno portato a molti dei problemi. Sì, vabbè, okay, no, vabbè, però... no, il problema è questo che l'Europa non ha preso. Non è coesa, partiamo da questo. Ci sono disparità tra le nazioni. Francia e Germania okay. e Italia già sono diversissimi per la gestione dei migranti. Perché come dici tu, penso che vengano permessi anche più cose a quei paesi lì, a differenza nostra. Quindi loro si guardano il loro tornaconto, facendo queste operazioni che giustamente hai citato. Noi non abbiamo una posizione. Ti dico adesso, tu, Donadella, se avessi il potere della Mercato di Macron in Italia, che cazzo faresti? Il problema è proprio questo: che in Europa esiste un'unità politica solo sulla carta, perché poi sia Macron che la Merkel devono rendere conto all'elettorato tedesco e francese. E altri elettorato tedesco francese di prendersi più migranti. Perché uh, prendersi dei problemi, perché gente che è difficile da integrare, è una spesa pubblica molto importante, non gliene frega assolutamente niente. Infatti, qua scrivono la classica cosa c'hanno più migranti in Francia? Sì, ma di che tipo? Abbiamo eh, esatto, specificato prima: cioè il problema è proprio questo: che eh, ovviamente Macron può fare tutti i bei discorsi e, e battere le manine. Eh, che Carola è un'eroina, però poi non se li piglia. Perché non, 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 non interessa, cioè, lo farebbe sfigurare davanti al suo elettorato. Cioè, il problema dell'Unione Europea di fondo, ah, che gli pure. Ti farebbe male pure a livello economico. Sulla carta è molto bello avere l'impero gigante che contrasta i giganti come la Cina. Però, se poi ognuno si fa i cazzi suoi. E, mm, ognuno si guarda sul giardino E se fossi eh. Merkel o, o eh. Macron Farei esattamente quello che fanno loro Perché starei facendo gli interessi della Francia e della Germania È un discorso egoista di merda Però è così che funziona Ok, molto. ok, ok, mi ha risposto Perfetto. Tutto tubo stesso discorso Quindi farei un discorso egoistico non nazionale Sono d'accordo <ride> <ride> Dai, cioè, tu non se, puoi... In super chat mi stavo no, è livello... letteralmente ah, Hitler o. No, no, c'è cioè, diciamo una divisione. Ma in realtà vabbè, è letteralmente Hitler, okay. no, Hitler ma... lì c'è qualcuno che sta letteralmente uh, shaking right now, <ride> <ride> mm, cioè mo a parte scherzi, a livello logico, no? Al di là di de... essere informati o meno. Tu cosa pensi di questo? Questo, che? questo discorso della, mh, della difesa de nazi... della nazione, insomma, la difesa nazionale, della gestione della propria nazione. Ma a me... in maniera... No, 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 no. A me farebbe semplicemente piacere se smettessimo un po' di essere lo zimbello d'Europa per quanto riguarda l'immigrazione. Poi non è che sia oddio. Guarda, tutto. Non è che sia, io al top dell'informazione in questo momento per quanto riguarda questo argomento. Però, insomma, quando, appunto, vedo altri paesi che hanno il pugno di ferro per quanto riguarda la protezione dei loro confini, poi paesi che si professano poi buoni. No? E, noi, e noi diventiamo lo zimbello e un po' il cestino perché per, per, semplicemente per la posizione geografica che abbiamo no? anche. e anche per come ho detto prima perché non prendiamo posizione. Del culo, però non è perché odio gli immigrati, odio lo straniero, anzi cioè, a me piace la globalizzazione perché è anche pure uno, uno specchio del libero mercato. Quindi mi piace anche. però devono essere integrati, cioè, come diceva pure lui. Eh... Il problema vedere... è quando si crea de degrado, po povertà. Ah, si posso crea... giocarmi il fatto che prima abbia mangiato in un ristorante cinese? Tipo quelli che. Eh certo. Non sono omofobo, <ride> o anche amici gay. Tipo non sono razzista, <ride> o anche mafioso. in un ristorante Cinesi. cinese hai stretto la mano a Davide Marra. Vai, eh, sono assolutamente multiculturalismo approved. Eh, mm. tu dubbi top banalità. E tu sei top silenziato. A posto, Marra vatti a leggere durante il governo. Aspetta che non leggo. Il governo Prodi nel 97. Aspetta, no, le... sali, sali. Cosa ha fatto con la nave albanese? Vedi come difendevano ah, i confini albanesi? completamente tempo. indietro. Vabbè, ma in realtà anche Minniti. fatto lo anche minniti, scherzo anche... epico finito male. Le hanno anche detto, Minniti. Anche sì, Minniti. portando è... in Italia, l'hanno riportati tutti in Albania. Anche ha fatto. Ma io poi non sono. inutile inutile me citare i Prodi. A me non frega nulla. Io non sono della sinistra, non mi frega niente. E... e infatti, come dicevo prima a tavola con Luca. Trovato ridicolo ciò che ha fatto il PD sull'ONG, che sono di là a fare selfie sono patetici, tanto quanto Salvini che, fa, che pubblica ogni giorno 700 cose sui migranti. È la stessa propaganda, è la stessa propaganda. Sono speculare del... sono due facce della stessa medaglia: speculare sulla pelle delle persone per accalappiarsi consensi. però la, la pelle politica della è anche questa. E comunque, anche scusa, finisco una cosa no? minuscola: sì, certo. volevo dirti il problema enorme, dunque, torniamo al fulcro, è Europa. Ci decidiamo ad essere coesi e prendere delle posizioni sono, sono arrivati i, i, i vergini shit postatori. Eh. Eh, stanno okay. facendo un copypasta su me che mando il, il, La melanzana alla Southern. Ah, dopo lo parleremo anche di quello, ragazzi. Parleremo allora, della posibilità, ragazzi. Bannate tutti gli shit L'unica soluz soluzione plausibile per, in chiave egoistica europea mm. è prendere una posizione come Europa. Non come singoli stati. Perché così giochiamo alla patata bollente. Sono completamente d'accordo. Oh. Ed è il motivo per cui io sono euroscettico. Perché penso che questa roba non accadrà mai. Seconda: L'Europa se... è un ottimo progetto se... sulla carta, ma di fatto poi ognuno sa. Seconda, seconda cosa. Seconda cosa in merito a questo: Più grande, ovvero, come facciamo a lamentarci della storia che ci torna contro? Poi, certo, uno la deve affrontare. La storia che ci torna contro. Eh, è chiaro, amico mio, perché tu mi hai citato la Francia. Abbiamo appoggiato ah, un sacco capito, di cose. Del... No, no ma non è a favore di nessuno, è un, un fatto proprio storico. Ti dico, sì. le azioni degli uomini portano conseguenze anche nel tempo. Adesso noi stiamo subendo uno tsunami in faccia, il mondo è cambiato, non siamo più i capi dell'universo, i capi del mondo come eravamo ai tempi, noi Europa. Stiamo venendo distrutti da, altre, da altri mondi. Che Si stanno strutturando, sono ancora indietro, ma si stanno strutturando e ci stanno facendo un culo proprio perché non si fanno questi problemi che ci facciamo noi. E quindi a un certo punto io dico pure, sì, cerchiamo una soluzione a livello europeo, poi vuol di tutto e niente, perché come dici tu è quasi irrealizzabile, però l'unica utopia meno utopica delle altre è questa. Però rendiamoci, rendiamoci anche conto che amico mio, è colpa pure nostra, la storia si ripete. Se noi abbiamo distrutto determinate civiltà, abbiamo invaso determinate cose, siamo andati a succhiare determinate cose e adesso no, non c'è non... Adesso non perché... dico che non dobbiamo reagire, però... Però c'è anche da fare dei discorsi su colonialismo. E colonialismo. Poi qua stiamo prendendo una parentesi e no gigantesca. Apriamola. Vuoi sei sicuro? Vai. Proprio confermi. Apri il vaso di, di il Pandora C'è lui il pop-up. Clicca yes. Allora, su questo argomento c'è questo da dire. Il fatto che... Attualmente in Africa il colonialismo i bianchi se sono levati dai coglioni all'Africa, volevano l'indipendenza gliel'abbiamo data, godetevole tutto quanto. Poi alcune nazioni hanno prosperato meglio, altre sono diventate proprio tipo, non so, in uh, uh, molti sono. sono in, la Somalia, per esempio, è uno stato non stato, cioè sono, sono completamente diventati in anarchia totale, perché alcune nazioni non, non riescono ad autogestirsi. Non sono io per giudicare tutto quanto, è un discorso geopolitico molto più grande. Molti paesi hanno sfruttato, per esempio, la Francia, che c'è il Franco CFA, poi io ho cercato sì. di approfondirlo anche meglio rispetto a come avevano cercato di fare eh, Gigino, le 5 Stelle. Eh, ma... Velocemente, ce la dici questa cosa, anche se velocemente dici Guarda, difficile. te lo faccio un riassunto super mega semplicistico, non, spero che non vengano per rompermi le palle, però proprio per riassumertelo in 30 secondi. Il, il fatto è questo, un po' più Che uh, la Francia ha creato questa sorta di valuta parallela che. Ok, lo tengo vicino no, alla bocca. Prova, un... prova. Pro. Ok, eh, ha creato questa sorta di valuta parallela eh, che è il Franco CFA, eh, su cui ovviamente ha, ha dei vantaggi perché te stai controllando, ovviamente la moneta ti permette di, di avere un grande controllo sopra una nazione. Loro ci speculano. Poi, tra l'altro, la Francia ti do anche ragione sulle risorse perché, in Francia, per esempio, eh, porca dati alla mano, la Francia. Ha ah, il tipo oltre il 70% di energia prodotta dal nucleare. Oh. Ok, eh. e l'uranio e questo è un tema che avevo approfondito. L'uranio è uno dei, dei pochi delle poche materie su cui non c'è un mercato, uno stock exchange, Viene, eh, la contrattazione avviene tramite... Eh, contrattazione diretta con i, i campi di estrazione. Esatto. No? E la Francia ovviamente c'ha il nucleare, anche perché l'uranio se lo compra Bravo. a prezzo... Eh, co questo ti posso dare ragione, però... A me tutto questo cioè, discorso... Cioè stiamo veramente... Arrivano qua perché il colonialismo cattivo, um, è cattivo... Ma Non è cattivo, io ti parlo, parlo di storia, perché, non ti parlo eh, di bontà o cattiveria. La Cina attualmente sta speculando tantissimo sul... sul um, Sull'Africa e nessuno ne parla, cioè in Cina ci si stanno costruendo letteralmente delle città vuote per cinesi perché la Cina. Io oh, eh. questa è una mia ipotesi, non adesso adesso tira del complotto all'Alex Jones, però io sono sicuro che la Cina fra qualche decennio punterà tantissimo sull'Africa. Cioè, Qua dicono fake news. Il, il franco non ha alcun effetto negativo sull'economia africana. Sì, ok. guarda, Mar, sono... ma ti sembra una posizione accettabile? Sto questa? guardando l'ospite. Mi così... più avanti. Da, cioè, non lo so io. Sto, io sto guardando non... l'ospite. Un, una mancanza di rispetto ma, no, verso, chi? verso di me. Vedo ma chi è stelle, sì, lo stendino ho ma lo si vede. Ed è il bello ma Il discorso di... che voglio fare, che così concludo, è, è questo. Cioè. A me va bene dire: uh, accogliamo quelli che scappano da paesi in guerra, mi va bene il fatto di dire bisognerebbe cercare di uh, collaborare, non fare come è successo in Africa, ci sono stati anche diversi colpi di Stato, su cui teoricamente poi è difficile dimostrare queste cose, perché sono tutti gli, gli, gli agenti segreti. Insomma, si sfocia un pochino nella geopolitica uh, ipotetica. Però, uh, di sicuro ci sono state delle pressioni politiche, indipendentemente dal Franco CFA senza stare ad aprire un argomento uh, economico. Uh, è giusto cercare di aiutare a sviluppare le loro economie però rendiamoci conto che purtroppo viviamo in un mondo in cui il più forte cerca di mangiare il più debole ed è vero che in passato uh, i paesi occidentali hanno avuto il colonialismo come che vuoi però non mi va bene neanche l'argomento V-Vood, V-Woods, Kangs no, cioè, l'Africa l'Africa prima prosperava tantissimo perché cioè, no. non, è, non era così cioè, no, è ma anche anche c'è la tratta africana degli la tratta araba degli schiavi Luca, anche loro facevano le stesse cose però non mi sembra che in Qatar allora adesso paghino le conseguenze No, Luca non hai capito, è una questione di tempo. Cioè noi, evidentemente per varie ragioni storiche culturali, ci siamo evoluti prima, diciamo così, ci siamo sviluppati prima a livello culturale, va bene? Okay. Quindi abbiamo raggiunto determinati obiettivi prima. Molti stati non hanno avuto tempo di fare questo trascorso storico, ok? Sono stati letteralmente depredati da noi. Poi non voglio fare cattivo e buono, la storia è questa, punto, non me ne frega un cazzo di la... la natura umana tanto è infima. Quindi non è un fatto di dire Noi siamo stati cattivi Quindi adesso abbozziamo Perché chiaramente uno deve reagire Sennò no allora mi, mi uccido Però Cioè mi sembra sempre difficile Poi anche lamentarsi, tra virgolette, che poi ci siano questi flussi. È la storia. Si, capito? ma Non sono tutti colpa nostra. Questo è il mio discorso. Beh, non chi è, chi è che allora, Cioè, questo è il discorso, visto che adesso ricolleghiamo li con l'Islam. Questo è il discorso di quelli che fanno. È, è vero che ci fanno gli attentati, però anche noi abbiamo fatto la guerra in Iraq. Che è un, un argomento che ho cercato di trattare nel mio video sull'Islam. Che, che cazzo di argomento è? Perché l'Islam crea problemi anche in paesi in cui non, che non hanno avuto nulla a che fare con le guerre in Medio Oriente e cose di questo tipo. Cioè, mi sembra un discorso troppo generalista. Mi sembra davvero. Uh, la vignettina che fa vedere l'Europa che spreme l'Africa e poi non vuole migranti, cioè, non è così semplicistico mm, non come Non è il così discorso. semplicistico, però la storia parla chiaro: no, non, non parla così chiaro perché, no, allora, perché in questo no. discorso di retorica non, non lo fanno anche con la Cina. Cioè, la Cina si sta. Ma la Cina, ma cittadino? la Cina mica, mica fa parte de, dell'Europa, in cui ci sono Vabbè, dei diritti civili. Ma anche loro si stanno monopolizzando. Ma le nessuno, rari, Ma nessuno sta stanno... incensando la Cina. Nessuno pensa che la Cina sia uno stato però, democratico visto civile. Che ragioniamo in quello che esiste nel presente, perché sennò poi si. Ma ricade... la Cina è inaffrontabile, tanto, eh? E noi possiamo di quello che ci pare, ma loro ti fanno i <ride> cazzi loro. È sì, Ovvio che si fanno i cazzi loro. Però ti dico, proprio perché viviamo nel presente, cerchiamo di ragionare su quello che è adesso, perché anche negli Stati Uniti, sopra il Justice Warrior per Esempio, propongono le reparation sul, sul fatto di dare soldi ai, ai discendenti della de schiavitù che i bianchi dovrebbero pagare? No, no, a me altro. questa cosa non piace. L'espiazione, cioè, no, cioè, non mi piace. Eh, cerchiamo di abbandonare no. le politics, no. politics per dire cazzo, è vero. In passato, magari ci sono state delle cose, però adesso vediamo. Ma presente cerchiamo di Io non, non ti ho fatto presente. un discorso di espiazione. Eh? Non ti ho detto, eh, andiamo eh, no, a me. Mi suonato un pochino così. Mi suonava un pochino Io del... non ti ho fatto un discorso sono, di noi ci, no. Noi ci siamo sviluppati prima come civiltà, loro no, e non ci siamo approfittati. Ok, va bene. Sì, ma non ti sto Dicendo Espiamo i nostri peccati E li lasciamo rientrare Ti sto dicendo Non stupiamoci adesso. È questo ma nessuno si stupisce Cioè Beh metto... Perché vengono qua eh, Perché nessuno La si storia cioè, Ha fatto che... questo Se io fossi nato in Nigeria Probabilmente starei cercando Condizioni migliori Il fatto è che anche E eh, oh, arrivano... eh, lo capisci Allora cioè, che alle volte un Bisogna un attimo Anche staccarsi Dalla propria prospettiva E tentare di capire Perché ci sono oh, ma queste certo, cose Ma io stesso Tu io Luca Donatella Perché l'Australia lì... È un paese fighissimo Hanno un minimum wage altissimo e ci sono le biondone che a me piacciono un botto è un paese fantastico wow, figo però in Australia se ci vado senza visa mi cacciano a calci nel culo perché c'è un conto è cercare condizioni migliori però poi questo si schianta anche con il fatto che uh, c'è un paese proprio deve difendere i propri interessi Bravo, e, e qui torniamo siamo al disco siamo 7 miliardi su Perfetto. questo pianeta non possiamo... Eh, insomma, esatto. Tra l'altro, poi non risolvi neanche niente se sposti delle persone eh, da paesi più poveri. Cioè La, la, la soluzione adesso Quello quella dell'aiutiamola a casa loro. Mi sembra un discorso molto retorico, però il più è, è più cioè, sensato cioè, più esatto. senso, piuttosto che sì. spendere tantissimi soldi sì. a portarli qua delle ONG sì, sì, sì. e rimpatri. Aiutarli a casa loro non è, è un discorso non è, molto sensato. È, è e infatti, io, questa poi cosa, bisogna cosa farlo. Eh, poi, cioè, non è la persona dirlo le e, e io, però, mh, tutto questo discorso storico te l'ho fatto perché per dirti proprio, visto che la storia si ripete. E sappiamo come vanno a finire certe cose. E lo stiamo vedendo sulla nostra pelle. Anche in chiave egoistica. Cerchiamo e ricollego anche a quello che ho detto sull'Europa. Cerchiamo, cerchiamo una condizione condivisa con l'Europa, magari anche cercando l'appoggio di altre nazioni, eccetera, esterne, per tentare di sopperire questo cazzo di tsunami che ci sta arrivando in faccia. Anche eventualmente con il retorico, diamo la casa loro però fatto in maniera concreta e sensata. Poi, certo, uno mi dirà. Ma davvero hanno la cultura anche per capire determinate condizioni, aiutandoli a casa loro così facendo, non rischiamo comunque che la loro cultura infima mh, porti ad un nulla di fatto. Allora, ti faccio sì. un piccolo, una piccola parentesi, adesso purtroppo mi sfugge il nome di questa autrice, ma c'è una grandissima scrittrice africana che aveva fatto un discorso su come comunque anche la, la, dare aiuti umanitari a fondo perduto. Paradossalmente danneggia la loro economia quello che bisognerebbe strutturare è il microcredito, strutturare ed aiutarle a costruire degli stati uh, più forti, di far funzionare la loro politica, perché buttare aiuti umanitari anche tipo è figo il concetto emergency di arriviamo lì, gli diamo pacchi di cibo, sì, sì. gli diamo aiuti e... Eh, giusto! Forse è un bicchiere d'acqua nello Ma Il problema è che tu, per esempio, se sei un contadino che ha tre galline e ti arriva e cerchi di venderle le tue uova e strutturare un sì. circolo vizioso sì, di sì, capitalismo che sì. ti permette poi di costruirti un'attività di investire virtuoso, Se qua arriva qualcuno... Ah sì, scusa, se arriva qualcuno caldo, che cazzo qua... No, 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 no non capivo se no eh, Roma, ci sono 38 gradi, <ride> ragazzi eh, No, no, non eh, capivo se no il discorso sì, sì. Eh, eh, Il fatto è... è... Adesso per fare il grammar maranasia hai fatto No, era per capire no, il discorso, dicendo, il, um... No, ma l'ho capito che tu dici vabbè, puoi pure dargli delle galline, ma se esatto, fai quelle quelle le galline finiscono a dargli pacchi se tu tu non mai a creare un'economia, esatto. se arriva l'ONG di turno a ah, bom cibo gratis, <coughs> cazzo di umanitario. infatti bisognerebbe fare cosa? E, e istruirli. Cosa? Poi tra l'altro ecco istruirli è una roba che io critico la Chiesa perché sono un cazzo di ateista è <coughs> il fatto che a me sta tantissimo sul culo quel discorso di andare lì ad evangelizzarli e dargli gli aiuti, bravo, 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 è quello che bravo, punta la Chiesa poi è, siamo tutti figli di Dio procreate, procreate, cazzo è cioè, un discorso politicamente no, ma, scorretto ma poi non è al massimo Twitch, <coughs> si, 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 mi dissocio io per Simone, però questo discorso no, ma poi non è un questo, discorso di, nemmeno dico, di progressi però, purtroppo in Nigeria, Se fanno, si leggono sempre che c'è un tasso di fertilità di 10 figli per donna e porca puttana, se fanno 10 figli per donna e, e hanno un reddito pro capita di 10 centesima persona è ovvio che stai creando una situazione, perché purtroppo in quei paesi manca completamente una cultura nel uh, procreare in maniera ragionata e non come animali. E, manca, e di, la colpa è anche della Chiesa Bravo. che porta questi cattivi. Sono d'accordo. Sono, no, sono male della cosa cioè Perfettamente d'accordo. Nell'Africa dell'Africa è portare qua proprio con tenere enormi, <coughs> di cercare di scordarmi Ma di preservativi sì. e pillole del giorno dopo c'è cioè proprio gli elementi diciamo è... che si chiudono nell'acqua. Quello nell è il passo. È il pa infatti, quello che dico io è: Primo passo, istruzione. Cercare, e che è quello che ti ho detto prima. Che cosa abbiamo fatto noi. Noi siamo culturalmente. ci siamo culturalmente evoluti. Ed è per questo che possiamo fare determinati certo. discorsi in chiave economica, in chiave quello che vuoi. Quindi cercare non tanto come hai detto tu, di portare risorse. Che quello è giustissimo, per carità, di portare risorse bello, è bello e anche paradisiaco come concetto. Però io anche ho questa impressione qui. Per questo, ad esempio, io non faccio donazioni di questo tipo perché mi sembra di gettare un bicchiere d'acqua nell'oceano. Mm -hmm. Cioè, è come dici pure tu, se io ti do tre galline, ma tu non le sai amministrare, una volta finite, state esatto, a 12. Esatto. Sono d'accordo. Incredibilmente oh, abbiamo, la, la abbiamo trovato un punto d'accordo. Però eh, non quindi... è che fare queste cose, è difficile perché sono discorsi. È difficile perché intanto è difficile perché è più facile trovare un, una soluzione istantanea, cioè è una roba che a me sta tantissimo sulle palle. Ma perché è propaganda, amico? Mi ha generato un'altra cosa perché che è propaganda, Perché propaganda? Perché è più potente dire punto, vado lì. Cioè anche quelli che fanno le foto <ride> del ah, vado a fare il viaggio in Africa. Esatto. In cui faccio. Propaganda. Cioè, si è creato un business sì. de, 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 di chi si fa i viaggi sì. per farsi poi le foto con i bambini neri. Anche Guardate perché... quanto sto aiutando! Io... Stai aiutando, stai semplicemente facendo vedere il virus. Signaling stai facendo che sono virtuoso tipo la, sabri gamer. Credo, facendo... tipo la sabri gamer. No Non la seguo la segreta. No, poi al di là di quello, poi non le so intenzioni individuali possono essere anche le migliori. però giustamente quello non lo sappiamo. Però effettivamente sono d'accordo. Sono operazioni molte volte in inutili e sarebbe molto più utile mettersi d'accordo, ripeto, come Europa. Per finisce l'intervento? Sposto un po' lo straccio. Sì, visto che siamo forti eh, come Europa. Ma, ma, che, ma, ma, che sta succedendo? ma che sta succedendo, visto che siamo forti come Europa, dovremmo riuscire a creare questo un discorso culturale più ampio e non semplicemente andare lì a fare i buoni samaritani. vai no, Simone, trattieni un po' Io ti, ti sto riprendendo a te così. Se tu <ride> ragazzi, questi è... <ride> sono alti momenti. Ragazzi, non ho fatto il grammar nazio, era per capire il discorso, non capivo Virtual... Ragazzi, virt si è insultato, fatto il Gran no, in realtà, in realtà, no, fatto... No, in realtà è il contrario, ha detto continua a fare il grammar nazio perché questi ignoranti... <ride> Volevo dire che Luca Donatella si è appropriato di un nostro straccio da cucina e lo sta utilizzando come prigioniero per il suo tornaconto. <ride> Ma che ti ha insegnato questa la scienza della comunicazione? Sì, sì, ragazzi non Non hanno sentito, sentito nulla, nulla di ciò che hai detto. <ride> ah, ottimo. Dicevi, scusa, questa cosa è interessante sulle facoltà um umanistiche. No, vuoi davvero aprire questo discorso? No, C'è cioè, eh, ampia scelta, possiamo parlare della sotterna, possiamo parlare... Parliamo brevemente de delle società umanistiche, cioè delle, società, cioè delle facoltà umanistiche. Ok. Vai. Allora, cosa, io... cosa hai detto ora? Vi racconto un attimo il mio percorso perché molti uh, sono interessati al mio percorso. Allora, io ho iniziato... Subito dopo il liceo ho fatto un anno di informatica, proprio non ingegneria di informatica, proprio la facoltà di informatica. E mi piaceva un botto, ero anche in pari con gli esami. Poi un giorno mi sono reso conto che non mi vedevo, cioè ho avuto proprio una crisi. Secondo c'è in epifania, no? che dici: Cazzo, non, uh, non mi ci trovo, non mi ci vedo a, a fare questo nei prossimi cinque anni. E ho fatto la pazzia di cambiare a comunicazione, a scienze delle merendine. E molti criticano comunicazione, io stesso mi sono informato prima, però ho visto che comunque è una uh, laurea che se ti specializzi in certi settori come i social media, adesso la figura del social media manager è molto richiesta. Ehm, riesci a, a, a strutturarla. E quello che voglio dire delle facoltà umanistiche è il discorso che faccio anch'io. Io poi, tra l'altro, adesso ho interrotto, magari in futuro finirò. Però, per adesso, volevo un attimo incentrarmi e battere il ferro. Su, un attimo, c'è uno in chat che dice: Io studio filosofia e ragazzi, chi dice che una facoltà umanistica è più facile rispetto a ingegneria? No, che no, 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 credo... no, no, no. Allora, sei se... solo tu che sei stupido e ti, ti dire faccio questo, questo discorso. Aspetta, lo, lo, mi attacco un attimo a questa cosa. Eh, un semplice consiglio. Ok. In Italia, soprattutto, determinate facoltà, lettere, filosofia, comunicazioni varie, cose di questo tipo, se le fate, fatele per vostra cultura personale. Sono utilissime. La, la filosofia è bellissima, vi forma come uomo. Ma non aspettatevi il campanello suonato per trovare lavoro. Questo, se lo fate, sappiate che molto probabilmente non troverete lavoro dopo la laurea. E comunque, chi fa un percorso, ad esempio, come Luca. Non è che ha trovato lavoro grazie alla laurea, l'ha fatto per altre sue assolutamente, capacità assolutamente. tramite, ad esempio, il web. Esatto. Penso pure a Wesa, Rich Dufer, no? che sono molto stimati. Loro due sono, mi pare, uno laureato in filosofia e l'altro in comunicazione. Wesa? Eh, Uesa? eh Uesa il... loro hanno trovato lavoro, mica, grazie alla laurea. Hanno trovato lavoro grazie al web. Poi, che la laurea gli abbia permesso di avere quelle conoscenze è un conto, ma l'hanno veicolata nel modo giusto conoscenze che in teoria puoi, puoi acquisire anche con, da autodidatta come magari esatto, Luca ha fatto esatto, io il discorso che voglio fare è proprio questo su questo che ha scritto di filosofia allora io vengo da una facoltà come informatica e sono poi passato a comunicazione perciò ho provato entrambi le cose sulla mia pelle ora non puoi, cioè oggettivamente lo so che questo farà incazzare tantissime persone ma non ce ne frega un cazzo cioè vivo, cioè, vivo campo proprio dicendo le verità che la gente non vuole sentirsi dire no? E io, avendole provate entrambe non puoi paragonare un esame di analisi che ti devi fare un culo così eh, O ma, ma, qualsiasi cosa, cioè mi ricordo che quando sono passato a comunicazione c'è l'esame di informatica Che è tipo una barzelletta, cioè proprio le, le edizioni binarie, c'era ragazze che mi ricordo che piangevano Piangevano, cioè cose davvero, ma che, che dicevi, ma cazzo ma non è possibile Cioè ma... l'informatica quello era il, il, proprio la base eh, di difficoltà eh... Ma ti spiego una cosa molto semplice, perché una può essere intuitiva l'altra no sì eh... cioè è semplice la filosofia però davvero per cioè, quanto può essere come com sono strutturati gli esami una facoltà scientifica cioè, No, cioè, ma poi io, io poi l'ho fatto io sono arrivato al terzo anno a me mancavano sei esami poi ho interrotto magari in futuro riprenderò adesso non era non me ne fregava nulla di avere il pezzo di carta attento al microfono che ho, che ho preferito spenderli per comprarmi delle cose, investire il tempo su internet e tutto quanto, però vi dico, ragazzi, sappiate che io stesso, quando mi sono iscritto a, a comunicazione, partivo col presupposto, io lavoravo e studiavo. Lavoravo e studiavo come social media, ma eh, come social media manager e studiavo e andavo a farmi il culo, a seguirmi i corsi di ninja marketing, di Montemagno. Cercavo di, di approfondire Leghi? il più possibile. Di Montemagno, Marco come Montemagno. Espo? Montemani. Come scusa? <ride> che, che ne pensi di Monti? Monti diciamo, dice cose ovvie che però possono servire su, su certe cose. So che a molti haters perché dice. Uh, cose che sono base, però ma, anni fa era l'unico nel settore, poi adesso ha avuto mille copycat anche lui. Comunque, finisco il discorso: l quello che non dovete fare se uscite dalle facoltà umanistiche e uscire di lì e pretendere datemi il lavoro perché ho la laurea. E poi, se non mi danno il lavoro, è colpa dell'Italia che non investe abbastanza. Vaffanculo, vaffanculo. <ride> cioè, mi spiace dirlo così, ci ma sta, è giusto. Ci cioè, io stesso dico, non puoi finire una facoltà umanistica pensando che arrivi la gente a dirti eh, eccoti il lavoro perché non stai facendo ingegneria, non stai facendo un giusto. facoltà che hanno effettivamente una ricerca di, di mercato, te lo puoi creare perché le figure del social media manager e ricercato, io ho imparato delle cose importanti molte materie mi sono piaciute, un casino di comunicazione, anche se l'ho detto, eh, come difficoltà secondo me sono cose che eh, riesci cioè, sono cose che, anche per il linguaggio perché un conto è il linguaggio matematico, un conto è il linguaggio che riesci a leggerti queste teorie farci dei ragionamenti se hai spirito critico, poi comunque sì, ti aiuta però non, non uscite, non fate quelle cose che poi scrivi, oh mio dio ho, ho fatto questa facoltà, ho fatto senza le merendine, il dams, quello che vuoi ah, e eh, la gente cosa il che mi chiedono andare. Eh, no, non c'è richiesta, c'è cioè, il libero mercato funziona Giusto. così. C'è richiesta, da assumo, non c'è richiesta, cazzi tuoi, cioè è brutto da dire però funziona No No, ma modo. molto semplicemente. Eh... Questo è la mia No, 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 sono cioè... perfettamente d'accordo con te su e questo. Io poi non ho interesse né a difenderci, cioè io no. non, non sono come quelli che hanno preso il pezzo di carte, quindi adesso devo difenderla ad doltranza perché cioè eh, non, eh, avendolo fatto Io dico una cosa, faccio anche la volpe che non arriva al lupo, scusa, perché poi ci sono quelli e la Laura non serve un cazzo, tutti la Laura e, e va benissimo. La laurea di quel tipo aspetta, è un pe dicono in chat che una volta hai fatto finta di non conoscere Shy. No, qua wow, apriamo un'altra cosa. E aspetta, shy, aspetta, aspetta non... parliamo, una, cosa una, una cosa alla famosa volta. Famosa. Una, <ride> cosa una cosa <ride> alla volta, Shy di Casa Pound. Così sei contento. Eh, volevo dire che il percorso di laurea. Non è né secondo me da di queste scienze qui, di queste cose umanitarie, non è né da incensare né da demonizzare. Quello è un percorso che ti permette di acquisire delle informazioni, probabilmente, esatto. anzi sicuramente, in maniera più veloce e in maniera migliore rispetto a un percorso da autodidatta, tipo quello che ho fatto io. Però, comunque sia, comunque sia, se tu poi ti imponi in un libero mercato, non è... Perché c'è il pezzo di carta, ma è perché hai saputo sfruttare le conoscenze acquisite. Che tu poi l'abbia acquisite in un percorso di laurea o da autodidatta data non a cazzo. Questo voglio dire. Quindi, esatto. se un Wesa lavora, se un Ric dufer lavora, se un Luca Donatella lavora, se un Delhi Mellow lavora. E ho citato laureati e non laureati non a caso, è perché quelle informazioni hanno saputo veicolarle. Uno che finisce il percorso di quel tipo e si aspetta il campanello. È stupido. Esatto, prendo anche una parentesi per dissare un attimo mia madre per fare un discorso rei dipillato. Però purtroppo noto che la mentalità uh, di molti boomer, no? Di ah, devo avere il figlio dottore. Non, non funziona più così. Non è che uh, avere il figlio dottore con una triennale ti garantisce chissà quale prestigio, chissà quale opportunità. Però noto che molti. il mio figlio deve essere laureato per forza. Cioè, io io trovo che qualsiasi uh, è giusto, è giustissimo. Se tu ti piace fare filosofia, studiala. Io se dovessi. Prendermi un'altra laurea, una cosa che ho sempre Idem. voluto approfondire. Idem. filosofia. Mi piace, però, casino, so, però, però non so, è che la faccio, e poi mi aspetto che dopo no. la triennale, eh, no. il lavoro. So do... che sarebbe un percorso individuale. Per esempio, so, io. Una cosa? A, tipo, un farla, a novembre ma... farò un corso no. di edizione, ma è per me. Esatto. non voglio che qualcuno mi venga a suonare. Cioè, non mi aspetto che qualcuno lo faccia, lo faccio per migliorare delle mie skill. Vabbè, che lavoro faresti? Beh, Qualc magari in radio, puoi lavorare, capito? Dai, ma stiamo lavorando adesso. Appunto, eh, Ma io lo sto facendo per migliorare questa cosa qui. Ma quanto è figa Lorenz Suthern? Apriamo questo capito. Vabbè, che, che abbiamo questo dire. capitolo. <ride> A me lei piace un fottio perché cioè, ovviamente la prima cosa che noti, ci cioè, ammazza, Questa è proprio figa poi però ti inizia ad appassionare un po' i suoi video e dici è Ma come sai tu che si tubo. è ritirata dalle scene? Sì. Tipo, mazza quanto come? è bello. Si è ritirata dalle scene, quasi... Sì, sta facendo fa. un, un documentario, no? Ha ah, finito, si è ritirata proprio, ha scelto basta YouTube, mi ritiro dalle scene. Come mai ha preso questa decisione? Perché non l'abbiasimo, perché io anche... Io vi dico, non ne ho mai parlato, perché poi non mi piace fare le cose della mia vita, raga. Uh, però effettivamente C'era stato anche un periodo che avevo pensato, stacco YouTube, perché mi pesava psicologicamente, mi, dava, cioè, mi sta creando veramente stress tanto. Eh, lei evidentemente ha preso questa decisione perché si era rotto ai coglioni. Sono scelte di vita, cioè non è che uno fa YouTube per sempre. Eh, C'è un aereo, sta facendo un bordello. No, Ma non entra il microfono. No. Eh, Chiedetegli perché ripudia di essere nato nella community di Shy. Io non ripudio di essere nato nella community di Shy. io ero nel gruppo La gastrita di Shai. Uh, Sh Shai lo seguivo. Eh, Rivelazioni sconcertanti. Che, eh, eh, se no, ma eh, Shai, politicamente siamo gli antipodi, poi lui fa abbastanza il democristiano adesso facciamo parte del dissing. Uh, ah, ha beh, una linea molto, valare. cioè come dire, molto mentaniana su certe cose. Proprio copia, piene mani, gli argomenti. Però lo rispetto perché comunque eh, ha saputo crearsi un canale e una carriera su YouTube infiammabile. Ma non, po non, non potrebbero però... fare lo stesso discorso anche applicato a te, al contrario, a livello di demonizzazione? Sì, cioè io lo prendo, cioè, lo stimo su quello che ha saputo costruire e sul fatto che ha saputo lui, cioè penso che sia, ha costruito qualcosa di. di mh, che deve essere di ispirazione a molti youtuber su questa community sì, italiana. perché per eh, non posso, sono, sono magari non d'accordo su di lui su certi argomenti. Eh, politicamente parlando, però ovvio, cioè, ognuno ha le idee diverse. Però eh, apprezzo quello che lui ha saputo costruire. E il problema di Shy trovo che sia la sua fanbase, che purtroppo è la cosa più tossica che esiste. Ero nel gruppo La Gastrite di Shai, che è un merdaio allucinante perché. Eh, tu sono tutti pensano, fan, sono so fan. Tu dici sì, sì. Discorso, mi, cioè, proprio NPC ti iniziano ad attaccare. <ride> sono uscito e sono iniziato a fare video anche per quanto mi ha scoglionato quelle persone. Vabbè, ah, questa quelle... è, la, è la classica cosa che si crea in un gioco. Cioè, è, di un avete gruppo. creato un mostro, è colpa vostra. Però, in realtà, è anche colpa di una professoressa. Che avevo all'università, che era ecofemminista. Eh sì, l'ecofemminismo esiste davvero. Andatelo a cercare. È una fanbase fan di a... Yotobi, dicono. Sì, è così, che di diventano de sì, delle diventa divinità Sì, È una fanbase di ricchi e morti, cioè di quelli che se la sentono, tipo, agora del super uomo. Sì. quanto cazzo siamo intelligenti. Sì, sì, sì. Oh, sono la... classico migliori. Su Noi abbiamo criticato anche la fanbase. Ma culo. 15 anni di merda. Vera, mi fanno davvero. No, ma su questo sono d'accordo. Cioè, veramente. Almeno, guarda, ti dico una cosa. Perlomeno. Non mi pare tu abbia questa pretesa. Cioè, di divenire una divinità per qualcuno. Ma io stesso, cioè, se andate sotto i miei post, cioè, purtroppo la fanbase sono come i figli, non trascegli. Ma io stesso, se andate sotto i miei post, ho vinto. Beh, un po', un po', un e... po' sì. E, un, un, po si, la, un, un po' la fanbase specchio del e creatore. nel messaggio c'è cioè comunque anche il significante che scegli. Io, per esempio, non ho mai fatto dei video in cui, per esempio, cosa che nessuno vi dirà, testo di sopra e testo di sotto. Beh, oddio sì. Come quello no? E diventa un significante. Beh, un po' l'hai fatto, però, Dai, e... come no? No, non l'ho mai fatto I video beh, di Dio. La, la verità sui me, cioè... Io, titolo il coso, però, non, non creo un significante come in quel genere. Di Condividi se sei indignato perché lì ti stai. Mm, effettivamente beh, uh, un certo significante oh, oh, no, Non l'ho ah, mai detto, Beh ah Bell, oddio. La tipologia, ma non è una cosa negativa, però, la tipologia di che hai fatto. Perché a me sta sul cazzo anche No quando Secondo me invece Su questo destra, destra. ti cioè, contraddico video, porca puttana, sono... Ma io stesso Sotto i miei no, video Secondo me sono molto più sono cringe fest di, di boomer Che vengono però, a scrivere Però secondo me i... La maggior parte dei tuoi video Sono molto più sensazionalistici Di quelli di Shy, per esempio Vabbè ma abbiamo due format Completamente eh, diversi Allora perché, no, perché lo stai quotidiano. a critica... io, i... io non dico che non si può io fare Io i fenomeni eh? Lui analizza fatti eh, Su una carenza quotidiana E poi tra l'altro C'è lui anche Un cazzo di team Che si lo aiuta No no ma io poi Io non penso che Sono un po' come io Toby Faccio il video uno al mese Cerco di, di farlo Sì quando... però Io ti stavo contestando il fatto che tu dice se a indignato In realtà io penso Che i tuoi, video, i tuoi video Vengono condivisi Soprattutto da chi è indignato oh. <ride> Questo lo so, però non, allora... consigli, però non è una roba che io fomento. Beh, beh beh. Si sei indignato. beh, beh, beh cioè... non lo scrivi perché che cazzo vuol dire, però... No, lo scrivi, ha è che effettivamente stai facendo... Siamo realisti. Poi il fatto superà. che, voglio dire, pure noi mettiamo i titoloni, eh, io non, 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 non critico la scelta. No, però scelta, la scelta stilistica influenza anche il target di pubblico che hai fatto. Io, guardate ragazzi, i miei video, cioè se ne vai a vedere, li ho sempre registrati con l'iPhone davanti a una finestra perché non, non potevo permettermi le luci adesso. Adesso se andate sulla mia pagina vedete che ho... Con i soldi della, di Putin sono riuscito a crearmi il, il set con le luci della New Year. Fermo. Netflix, vai. Questione Putin e Salvini. <sussurra> Anche questo. Me l'hanno chiesto 700 volte in Va chat. Va bene, non allora, no, ragazzi... posso più ignorarli. Però qua vi sto spoilerando un pochino un video che sto preparando, e quando spoilero un video poi finisce che non lo faccio, però... Lo no, fallo, fallo. Vi onoro fai. a voi del Cerbero grazie, questa cosa. Grazie, Allora, secondo me la questione di BuzzFeed è una cagata pazzesca, perché okay. è uno scandalo che non è basato su nulla. Okay. Cioè, a parte che BuzzFeed l'anno scorso aveva rilasciato dei documenti, c'ho cioè il sole in faccia, mi dà fastidio boia. Mm -hmm. A parte che BuzzFeed... No, vabbè, tranquillo, mi metto dietro. No, no, vai, non, non potrei mai. Cioè, mi sento troppo... Mi, mi sento Morpheus con questi occhialini. no sei un figo pazzesco. Guarda, guarda che narciso <ride> del cazzo. <ride> no, no, no. <ride> Narcisissimo. No, allora la questione. Però mi sento stupido a, uh, a dirlo, no? Ma già, sono belli quegli occhiali. Mettili. Ma la questione. Ma sì, dai, parliamo di cose serie. Allora, la questione Buzzfeed è questa. L'anno scorso, Buzzfeed aveva fatto uscire un, un, un documento segretissimo. No, che poi WikiLeaks ha anche smentito che non era possibile che eh, perché anche il format su cui era strutturato il documento era palesemente un fake, secondo cui Trump si faceva pisciare in faccia dagli agenti segreti russi. Cercate Trump Golden Shower BuzzFeed. Cioè, avevano creato sta cazzata basata sul nulla. BuzzFeed, e poi so, a me quello che mi sta sul cazzo, che poi dicono "Eh, ma BuzzFeed è diverso da BuzzFeed News" ma che discorso dice cioè, come se sono la stessa redazione semplicemente BuzzFeed News pretende di darsi un, un tono più della da redazione vera ma cioè la base è quella è BuzzFeed ma la cosa che mi sta più sul cazzo di, di, di sta vicenda di di, di Trump Salvini i soldi dei russi è che BuzzFeed ha rilasciato un audio di un minuto di sto Saulini, no? Secondo eh, di questa trattativa. Un audio di un minuto e mezzo, cercatevi, c'è eh, stato l'autore su Twitter, e hanno detto che, eh, l'autore dell'articolo che ha fatto uscire tutto sto, sto scandalo che scrive per BuzzFeed News, e hanno detto che eh, loro avevano una registrazione di un'ora, che non hanno però pubblicato, hanno pubblicato la trascrizione della registrazione... Che loro non hanno reso pubblica, hanno solo reso pubblica la trascrizione. Secondo cui ci sarebbe stata questa trattativa sui 60 milioni di Lenny. che poi era un giro allucinante che Leni ha smentito. No? Quindi, cioè, secondo te, è una balla Secondo in piena me è una cazzata di Buzzfeed per dare contro Salvini. Cioè, non lo dico per parare il culo a Salvini, lo, 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 lo direi anche se fosse contro Renzi, perché poi anche mm -hmm. contro Renzi hanno montato un casino di stronzate. La roba questa. del padre. Una... Cioè, quando Buzzfeed rilascerà l'audio completo di un'ora e mezza, dirò. Cazzo, ok. Adesso ci posso credere. La Lega aveva torto. Assolutamente sono. Ma quell'audio che hanno. Tra l'altro, in quel minuto e mezzo c'è Saulini che sta semplicemente parlando del, delle stesse cose che sostengono sempre, anche in campagna elettorale. Del creiamo l'Europa delle nazioni. Con tutti quei discorsi lì che fa la Lega. Non è che ha detto niente di sensazionale. Cioè, ha detto dei di discorsi che mi aspetto da, da un leghista e non stavano parlando di trattative. Secondo me, tutta sta vicenda di ma Poi la cosa che mi fai più incazzare. È che... Ragazzi, scusate, questo devo dirlo. Io, in due anni che ho, ho, ho avuto modo di. Uh... mm Vedere come lavorano anche le nazioni mm. diverse. Poi a me, Vice ha fatto davvero degli articoli contro Tantissimi Un pochino come a ah, Saulini. Dicono Savoini, Saulini è quello il troll. Sì scusatemi, sono <ride> no, il sole no, in faccia. No, chiediamo perché sennò c'è. Ci arriva faccia. la querella da Saulini. Ok, mi dissocio. Savoini, eh, Savoini, eh, Savoini, Savoini, Lapsus scusate, Perché a tavola Lapsus. prima abbiamo parlato di Saulini. Esatto, è la Monster che sta salendo. Infatti, non t'ho mai visto così avvelenato. mi piace, <ride> mi piace. <ride> Continua Continua la caffeina. Mi piace, mi piace. La cosa anche su. Su Vice che mi ha scritto diversi articoli contro e ne ho parlato nel mio ultimo video su Mentana. Il problema è la stessa cosa che cercano di fare con più pai quando lo accusano di essere un nazista. Non capiscono l'ironia, ma bocca, soprattutto bocca. hanno un ritardo incredibile. Cioè, davvero, mi fa incazzare che il giornalismo di oggi, se le persone non si fidano, se preferiscono credere a un Alex Jones piuttosto che ai mainstream media, anche perché i mainstream media hanno creato un circolo vizioso di sensazionalismo, clickbait, fare storytelling di parte piuttosto che analizzare i fatti in maniera seria ed imparziale. Che poi Questo è un problema parziale. anche dei tempi, nel per... senso che i tempi che intercorrono sono quelli dell'analfabetismo analf funzionale, dove non si leggono più gli articoli, ne parlavamo anche a tavola, e praticamente si legge, so cioè si legge solo il titolo e non l'articolo. E quindi una testata per tirare avanti fa scrivere articoli a gente incapace, basta tanto il titolo per. Cioè, certo, fare il ma Guarda il problema che io noto è che uh, anche in redazioni grosse come Corriere, che comunque sono sempre stati grandi brand, io lo vedo come se fosse la Ferrari che inizia a creare tricili vedono la redazione web come se, vabbè, tanto quella era la redazione web, la facciamo gestire È un po' una paraculata. Questi il cazzo che vogliono, è una ma, paraculata. Si su sì, sì. sputtano sul web, poi la gente non compra più neanche il cartaceo no? Ma è una paraculata. Cioè, è poi perché tu comunque ti prendi le responsabilità anche di quello, non tra l'altro. Io, anche i ah, giornali io, di destra, mi come apro una redazione e faccio sparare sulla tantissimo con libero che io non monetizzo. Io monetizzo I miei video. Io non monetizzo né su Facebook né su YouTube, ma la cosa che mi sta sul cazzo è che Libero mi ha fributtato un video, l'hanno ricaricato sul loro sito mettendoci le loro pubblicità. Sì, e io ho dovuto contattarli e dire che cazzo state facendo, quello lo puoi fare anche, cioè... anche con la TV, succede è successo. Cioè, a un... mi hanno fributtato un video, ma così Guarda, ma... guarda lo, lo dico a tutti, magari anche a chi crea contenuti. Quando è venuto Cicalone, che è uno youtuber vabbè che parla di altro, di box, eccetera. A lui hanno preso un video e l'hanno messo in TV. Lui gli ha chiesto poi conto e l'hanno pagato, ovviamente. Però, questa cosa non si può fare, ovviamente. Però lo facciamo pure noi. Ma il problema un po'... è che davvero le relazioni gioco... web vengono gestite, ma anche da testate importanti. Cioè, quando vedo. Cioè, l'anno scorso avevo pubblicato anche sulla mia pagina Facebook. Mi sembra che fosse la Repubblica che aveva, scritto, che aveva fatto uh, tipo. Questa nu nuvola c'ha la faccia di Donald Trump. Una cazzata di questo tipo. Ma, cioè, ma che notizia è? Oppure Trump che beve l'acqua usando due mani a posto. Ma c'è cioè, ma. Perché sono le cazzate che, cioè, stupitevi che le cazzate Stupitevi che poi Trump vincerà nel 2020. Cioè stupido Ma come quindi. del resto Salvini. Esatto. Cioè fanno, fanno le notizie esatto, su esatto, Salvini esatto, che mangiano la Nutella. Cioè un fenomeno mediatico è proprio questo. Cioè è successo con Berlusconi e sta succedendo di nuovo con Salvini. Ovvero che i giornali pensano attacchiamo quel personaggio X e così la gente lo odierà perché. No, giornali... più che altro così facciamo click. Sì, Facciamo click, Secondo me ma manco gli perché, frega dell'odio cioè, verso Salvini. Sì, ma gli frega anche perché va a tirare acqua alla loro agenda. Eh, politica, ma è sempre quindi. un discorso economico. Sì, è un discorso economico perciò, ah, che figolo adesso schiamo questo brutto articolo facendo passare Trump per un deficiente ritardato che beve l'acqua con due mani. No, e Infatti in realtà la gente pensa le pensa che cazzo me ne frega, guarda i soliti giornali che danno contro Trump e poi vota Trump. Cioè, sono i giornali, è colpa giusto, vostra. Giusto, giusto. Cioè, è colpa vostra. Verissimo. Senti, questione Casa Pound. Questione casa perché Pound. perché ho visto allora... in chat uno spam Casa Pound, ma Donatella è di Casa Pound, ma donatella è scritto di, di Casa, casa Pound. Pound. Che cosa cazzo è successo in questa vicenda? Allora, visto che vedo che Wired, tutti i giornali, Vice, stanno continuando a ad cercare di. Um, e si ricollega anche alla questione di Laurent Sotern, questa roba qua. Allora, io uh, partiamo dal principio. Io l'anno scorso. Tu sei. Di estrema destra? Io non sono di... di no, eh, sono di ultradestra eh, Wired aveva scritto Leader il Donadel Il leader dell'ultradestra Che non so neanche che cazzo è l'ultradestra Sei di destra L'ultron destra Sono ultron. ultron Sono ultron di, di destra No, eh, la questione è questa Io l'anno scorso ero andato a un raduno Che aveva fatto Generazione Identitaria eh, Si chiamava Defend Europe Che sono gli stessi che avevano portato la nave nel Mediterraneo Perché ero effettivamente curioso Visto che c'era anche Lawrence Oterne e tutti gli altri ma SM. tu sei innamorato di questa tipa, non ho capito. Cioè, no, non è che è quello che fa lei, lei ti fa pure... Questa, noi... <ride> è la Queen lei. Questa ovviamente. vicenda è nata su un gruppo Facebook in cui c'eravamo sia io che Simone che abbiamo creato un finto dissing del fatto che tipo io fingevo che era la mia ragazza, no? E Simone ci provava mandando le melanzane. <ride> e bellissima. il fatto che poi ho notato che in diversi gruppi a sta roba ci hanno creduto davvero, cioè credono davvero che esista un dissing fra noi due. <ride> ma io che non so non Chi cazzo è sta persona, ma chi è? è persona? una giornalista... Quella più... No, so, della ma destra io, americana. È che canto... è una giornalista che... insomma, assurdo, non ho capito. So. I lib tardi delle mentamente. tu, vabbè, che volevi fare? Volevi un po' ricalcare il lavoro che faceva lei? Sì, in Italia. sì, volevo fare. Io non avevo mai fatto documentari, è una roba che volevo provare. Sono andato lì. Ho registrato delle cose. Poi quello è una cosa che io avevo pubblicato solo una foto su Instagram perché lo ammetto: è una delle poche volte, uno dei pochi rimpianti che ho. Eh, mi sono cagato sotto quando poi Facebook, non so per quale motivo non l'ha fatto. Ho presa bene questa roba di generazione identitaria. Non ho iniziato a bannare a loro. Ma, che cazzo, hai fatto? Sono andato a, Brux a Bruxelles. minchia. Raga, però è illegale sta roba che fate le live stream sotto il sole. Comunque. Ma vuoi eh... il cappellino? No, no, no. Quello di, di Tutubo. Cioè, lavete il, il cappellino eh. Make America Great again. Eh, no, no dai. Devo comprarlo. Dai, ma, ma sto bene, così. Eh, ero andato, a Brian Son, che sta c'era la generazione identitaria che sta facendo questa cosa, ma non è che ero andato come attivista. Ero andato come reporter. Non, non faccio parte di generazione. Fammi legge che cazzo c'è? Ah, dai, ok. <ride> ero andato come. come come reporter no mi sento troppo aspetta metto queste due <ride> sto parlando di Casa Pound ok vai era andato come come <ride> bellissimo <ride> allora spieghiamo bene perché era come ti reporter, hanno accusato di essere un militante di Casa Pound ci cioè, arrivo eh, lì mi hanno accusato di essere un militante di generazione identitaria e io ero cazzo come... è generazione identitaria io non avevo fatto, eh, mh, è una roba è come se fosse eh, sono eh, mh, sono identitari, non sono proprio, loro dicono di non essere di estrema destra, ci accusano di essere di estrema destra, sono, mettili così, sono un, 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 un gruppo politico francese che è di, sono identitari, difesa dei confini e robe di questo tipo, Vabbè, Ok, eh, per eh, semplificarla. Cioè, come, come possiamo classificare? Classifichiamoli come estrema destra. Ok, ecco. Eh, so, eh, io ero andato a fare questa cosa Perché nessun, eh, nessun giornale italiano Aveva coperto questa, questa notizia Ero andato lì mi, so, Ho registrato quello che avevo registrato Non l'ho mai pubblicato Perché eh, un'altra un che era presente come Lauren Sautern Che è Britney Pettibon Gli hanno bannato i video L'hanno bannata pure su Instagram Perché aveva pubblicato delle robe di, di sta roba di Defend Europe E loro hanno detto La Brittany è quella è di... La Pettibon è l'amica di, di Lauren Sautern Ma non è quella di InForce. No, non è di Infowars, non c'entra okay. nulla. Hai presente quella che è andata nel podcast di Logan Paul a parlare di armi? No, non ho presente. È una sempre di inforce con i capelli ricci. No, ok, ok. Vabbè, vabbè però questa parte. È... No, ah, ma ragazzi, ma staccate dalla figa. Fatemi finire sto E Parliamo discorso. di politiche. Ma il perché è... quando la figa si unisce ai discorsi di destra, <ride> il alle <il> ali. <ride> quindi io ero andato lì e non ho mai pubblicato questo servizio perché mi stavo cagando che mi bannassero anche dalla mia pagina. Ma che cos'era quindi... questo servizio? Di che tratto? Ah, era semplicemente come aveva fatto se cercate Lorenzo Sother, anche l'aveva fatto. Defend Europe, Lorenzo Sotern. Era semplicemente intervistare gli attivisti, chiedergli che cazzo state facendo qua. Perché voi francesi? Io tra l'altro. Anche con delle posizioni, perché questi qua volevano chiudere i confini della Francia, perciò gli, gli facevo anche delle domande di Perfetto. chiedere. Però poi Facebook ha deciso che vaffanculo fanculo, banniamo tutti. Quindi ho detto: Non l'hai pubblicato. Mi sono cagato sotto, non l'ho pubblicato. Okay. Però avevo messo una foto su Instagram e vai, mi ha etichettato come attivista di generazione identitaria. Casa Pound, io non sono un attivista di casa Pound. Tra l'altro vi prego, andate a vedere. Qualche mese fa ho pubblicato un meme. E gli autoironici e assolutamente non permalosi attivisti di casa Pound. Avevo pubblicato un meme in cui uh, facevo un po' di ironia su di Stefano. Che dopo Notre Dame aveva fatto una spazi: Sì, ma aspetta, questo viene e... dopo. Prima spiega che sto fatto di Casa Pound. Ma eh no, questo è quello dopo. Di, di ah, ok. Di Stefano. Partiamo dall'inizio. No, io l'anno scorso ho scritto de degli articoli per Il Primato Nazionale che è un, uh, un blog collegato uh, come Pivert anche a Casa Pound. Uno, okay. uno dei loro leader è, è milita in Casa Pound. Io ho scritto articoli per qualche mese, sono anche orgoglioso degli articoli che ho scritto, perché ho scritto degli ottimi articoli. Prima sì. o poi ci farò anche dei video su questi articoli, sì. li riprenderò. L'ho scritto per qualche mese come ho scritto per Il giornale, come ho scritto per Panorama. E basta, però non sono un attivista per di Casa Pound. È da un anno che non ci scrivo, però perché hai scelto, questa cosa mi ha etichettato. Ed è una cazzata, magari che ho fatto. No, io, dico cioè... perché hai scelto di scrivere per un, una testata con quelle posizioni, perché, se non le condividi. Che era un giornale buon. Cioè, ti che dico da, sul se se a me hai ragione, se a me di, domani. Di Stefano dicesse: Guarda, tu puoi essere libero. Io fai quello... No, no, Stefano. no. Vai per dire un esempio X è più chiaro: Domani un tizio di casa pound mi dice: Tu puoi scrivere quello che cazzo vuoi. Però te lo pubblichiamo. Io parlo di Pimpa. Mm -hmm. Io comunque non scrivo per un giornale che è mh, smaccatamente. Opposto alle mie idee, cioè, proprio, idea aspetta. Idea è un conto idee di un certo tipo, che per me non sono nemmeno idee quelle di Casa Pound, parliamoci chiaro, cioè, Guarda, ti, sono estremismi dico... dannosi, un conto è un giornale di destra, se un giornale è libero, esatto, mi dice scrivo, ci scrivo, che, scrivo, che me frega, di tanto di le parole sono le mie, però lì cartaceo... si, parla, si parla di comunque dare credito a un qualcosa che per me è nocivo. Il cartaceo del primato nazionale nasceva come uh, mensile sovranista, e io mi, mi ritengo sovranista, e doveva avere una linea di questo tipo. Io, eh, la figura di riferimento con cui mi interfacciavo era Adriano Scianca che era il capo della redazione, e era un progetto figo perché mi avevano progettato. Era proprio l'episodio 0, non è che avevo del. c'era proprio il numero 0, partiva da 0 questo cartaceo. Ho scritto per loro. Eh, ci ho scritto per qualche mese, poi alla fine non mi piaceva più la loro linea editoriale, ho smesso di scriverci, però la questione nasce su questo. Magari sono stato io ingenuo, lo ammetto perché poi le cazzate le faccio anch'io, a non fare il ragionamento del cazzo, poi ti associ politicamente a questa roba, però io non è che scrivevo per Casa Pound e soprattutto per Casa Pound, per chi mi associa, visto che Wired continua ad associarmi, io non ci scrivo più da un anno sul primato, visto che continua ad associarmi con Casa Pound. Andate a vedere, un mese fa io ho fatto un meme in cui perculavo un pochino, facevo un po' di satira su Di Stefano perché a me piace anche far meme. E, è venuto il fratello di Di Stefano, eh, Davide, quello che aveva buttato la Coca-Cola qua ah, a Romics, ah. ad insultarmi nei commenti. mi ha tirato di, contro mezza casa pound. Cioè un pochino la teoria del ferro di cavallo. Io mi trovo odiato dall'estrema sinistra e dall'estrema destra. Però lo vedi, lo vedi però che cosa succede quando uno scrive per non per idee diverse, ma per gente che ha un approccio non democratico. Sì, ma se domani cioè... venisse libero. Io gli dico, va problema, bene, cioè scrivo per mi... te mantenendo le mie idee. Se domani viene un giornale affiliato a casa Pound, gli dico no perché tu per me non sei democratico. Io non vado a dare credito a te perché poi succedono queste cose che mi viene a minacciare. Io la cosa che trovo quando si parla poi di errori la... facciamo Altraite tutti. Allora italiana... dillo, di... mi dissocio io, Luca Donadel, davanti a tutti, almeno di liberi pure tu, da questo spettro di merda. Non io sei io non... in alcun cioè, modo cioè, affiliato so, a casa non so, Pound. Non in sposi in alcun casa... modo affiliato a casa Pound e non sposo la loro ideologia, oh. cioè non. Non no, ho no problema a dirlo. Ci sono, io ritengo comunque adesso faccio un attimo la paraculata, io ritengo comunque che Casa Pound abbia portato delle battaglie perché hanno anche uh, su certe cose possiamo andare anche d'accordo, ma cioè, tipo sulle cose economiche del loro progetto, quando saranno, Adesso si sono anche ritirati dalla politica perché non male, hanno preso meno voti del meno partito male, animalista. Meno male. Però le, le loro idee economiche di nazionalizzare tutto cioè, erano uguali a quelle del partito comunista di Rizzo, su cui io Ti non fa sono pure quello, infatti. assolutamente d'accordo. Però, su, su, cioè, ovviamente, guarda, te lo dico onestamente, ve lo dico col cuore in mano, uh, non è facile fare personaggio pubblico, a volte ti trovi in situazioni come queste, però fa parte del gioco, cioè sì, è anche sì. giusto che chi mi attacca utilizzi questo dicendo... Uh, cazzo, Donadel che ha scritto per Casa Pound me lo merito perché effettivamente è una roba che ho no, fatto io, vabbè, non, non la rinnego. Io, io posso però vi, vi assicuro che, perlomeno, quando scrivete sappiate che io non sono né un attivista di Generazione Identitaria né un attivista di, di Casa Pound. Ma posso fatto... andare d'accordo su certe battaglie politiche, come quella contro l'immigrazione incontrollata, ma non, non, non significa che sia un sì, loro però, attivista però... o che sposi la loro ideologia. Perché io, cazzo, a me piace avere il, eh, essere autoironico, mi piace comunque la libertà di pensiero e della gente che mi viene ad insultare perché ho fatto un cazzo di meme e loro non sono capaci di essere autoironici e avere un minimo di, di, di prendersi così cioè mi, non si sposa con la mia cosa. Secondo io no, sono, ma io infatti ti, sono ho, molto io dico, ti ho fatto questa domanda anche per darti la possibilità di spiegare bene no, è una, roba che non una mai cosa che, che troppo, troppo facilmente tale, viene dileguata. Come ha detto Nadel, è uno dei Casa Pound. È nazista, così eh, capisco, però, anche che una persona che ha idee fuori, diciamo, dal mainstream. Posso trovare difficoltà a scrivere certe testate Quindi magari tu hai detto Vabbè questi mi danno libertà di parlare Scrivo là Quindi magari anche a voi fate attenzione A dove Guarda, scrivete Ti dico questo A me è una cosa che uh, preoccupa Il fatto che per esempio Paul Joseph Watson Che lo segue anche Simone sì. È stato bannato da Facebook senza motivo E il, il, per me il cercare di trovare altre piattaforme Anche scrivendo degli articoli È un modo di pararmi il culo nel caso un giorno Facebook si sveglia e minchia hai fatto questo video sull'Islam e hate speech e quindi vaffanculo anche se non hai detto nulla di razzista sei fuori dalla nostra piattaforma con la, la, la spiegazione generica di hate speech tu tu, è un discorso, sul discorso che fa uno dello youtuber speech, che, io spiego, che io stimo molto che si chiama Sargonofacad non, non so se lo conoscete Sargonofacad che lui ha parlato proprio di questo: che il no, deplatforming, cancellare delle persone da delle piattaforme, crea ha dei fenomeni. Per cui io poi mi trovo a magari spostarmi su uh, altri social in cui diventano del, dell'eco chamber di estremismo, Perfetto. capisci? Ma ragazzi, io vi devo lasciare e devo andare al lavoro. Sì, e... abbiamo fatto la live, eh... sì, se vuoi fare magari un paio di domande conclusive, anche più, più goliardi. Insomma, atto... dai, spara io, qualcosa io dalla, dalla chat, eh. vabbè, a dieci minuti, magari. Ma devo una... andare anche vabbè, io. Avrei una domanda. Devo andare anche io, Davide. Come ti permetti? Cioè Fai qualche domanda a Luca, ma anche così. più goliardica. Ah, beh, Come sì. fossero. <ride> no, per, per farti intervenire, perché sennò. No, ma io, eh, io ho la gola secca. Vabbè, però diciamo che si è, si troppo si caldo. Questo, Oggi Dubbia ha gestito la regia. Ci sta. No, uh, ma sono troppo caldo per pensare. Posso cioè. dirmi una cosa? Mettimi l'inquadratura. Sì. Ragazzi, um, Simone Santoro è un cazzo di genio perché porta gli ospiti sotto il sole cocente. Proprio li mette in difficoltà. Proprio. <ride> Guarda, Luca, posso dirti è, una, una cosa? Un Dimmi. È la prima volta che facciamo una live pomeridiana con questo caldo Solitamente gli ospiti vengono la sera Però giustamente tu potevi essere orario Noi abbiamo fatto di tutto per averti Quindi, No ma ti ringrazio capisco, a, Roma, a Roma era imprevisto questo caldo da, da ieri che è arrivato così devastante Cioè, Abbiamo fatto un'altra live in terrazzo se stava bene sì, Oggi sì. a me crede. basta solo. Lo dico questo come disclaimer, così non ci sia gente che rompe il cazzo nei commenti. Io mi hai detto questa parolina. Vabbè, sbagliata Allora, ragazzi. Che si, raga, sappiate che è una live. Sto pensando. Sappiate sto che, pensando. che, si, che si, si fa un caldo della madonna. Sappiate che siamo sì, andati ah, da un cinese devastante, soprattutto quello, soprattutto quello che, che carico è carico di caffine e carico a pallettoni. Eh, abbiamo spaziato da un argomento all'altro. Perché poi sono, sono argomenti che meriterebbero ognuno. Ho no, di la live. la prima volta che si beveva una monster. Donadello. Ah, gli effetti della monster su Donatello. Io sto facendo. Adesso alcolico altissimo, io sto facendo gli effetti del. Fumo per un mese Tu puoi fare gli effetti Della Monster Per una settimana Perché poi C'ha le mie vita Più corte sì, Stai facendo come Salvini Che smette di fumare 30 volte Ogni volta No che no ricomincia. Io non ho mai io non, non ho mai fumato Una domanda ce l'ho Volutamente Cosa stai facendo cioè, i... Sto facendo quello mh, Come Super Size Me sì, Cioè che provi a scherzando. fumare Per dirti quanto sì, ti fa male Sì Per un no. mese e non hai paura Di restarci sotto Ma no. Poi può capire. Ma spero di no No non credo Vabbè ok Io ce l'ho una domanda Per Donatella Che ne pensi dei piedi Dipende di chi donne. Della Sabri, della Sabri Gamer Anche? <ride> che ne pensi dei piedi della Sabri Gamer? Ma non lo so, so che esiste la pagina ai piedi della Sabri Gamer Però non, ah, non sono, sono una manta. Cosa? Piedi. Esiste la pagina Cioè mi te... hai detto la cosa più bella in tutta questa puntata? Esiste eh, Sono un uomo felice adesso Andrò a cercare. vederla, assolutamente Raccoglie tutte le foto Però non sono, cioè Penso che sia, beh, cioè capisco perché ad alcune persone può piacere Perché è anche un fattore Però non è una roba che mi arrafa Però vedo che c'è gente che impazzisce per i piedi però non lo so tipo me no chi, chi lo fa è proprio un depe vero è un defensante <ride> te dici chiedono ma Donadel, va a letto con qualcuno ogni tanto vai a letto no raga sono, sono un incel sono come si chiamano già Insel, uh, sì, sì. Kissless, uh, incel <ride> kissless virgin assolutamente sì. hugless anche esatto <ride> sotto il 7 non è vita raga Donadel di, dici che sei contro la polemica dei giornali ma tu con i tuoi video fai polemica che vuol dire sei contro la polemica dei giornali che cazzo è? So. lui non è un giornale, che cazzo okay. dici? Imbecille. Ragazzi, grazie per aver seguito questa live. Noi ci vediamo stasera. Cioè voi vedete stasera. Ci mamma. vediamo stasera alle 21. Vabbè, scarichi i barili. Posso cazzo. fare un po' di spam? Seguitemi su Instagram. che Devo sì. arrivare Luca, a 10K. Fate arrivare a 10K Luca Donadel su Instagram. Seguito, per cioè, sta anche nelle nostre storie. soprattutto story, il canale Telegram. Perché io il canale Telegram ci punto un casino. Visto che è l'unico social dove puoi dire la parola con la N liberamente. L'ultimo baluardo di libertà. <ride> ma intendi negro? <ride> Mante. Mante, mi dissocio. <ride> ragazzi, ci vediamo stasera. Anzi, vedrete loro stasera. E un saluto. Grazie mille a Luca. Grazie so, a voi, ragazzi. Oh, sta, sono molto contento di averti avuto è qui. È stato un bel dibattito con Mr. Marra. che Fa sempre piacere trovare persone che. con le trecine ma non questo, con questo, Ma no, questo è proprio. adesso è un momento Walsom, no? Cioè, è proprio la cosa che ci tengo di più: che si possono avere cioè si possono avere idee o ideologie diverse. Però è bellissimo quando, nonostante puoi avere ideologie diverse, ti trovi a davanti a un tavolo a discuterne in maniera civile, ed è così che si creano argomentazioni. Eh... Oh mio dio. No homo. No homo. <ride> no homo. Ed è così che si creano argomentazioni migliori. No, sono, Quindi, sono evviva il confronto, e viva il free speech! No. Evviva! C'è anche, anche la contestazione! <ride> Evviva! Siete e ragazzi. resterete per sempre dei, Vai, <ride> dei. dei poveri. dei pensanti! Vai. Bellissimo! Capolavorte. Bellissima. Vai. Cioè, best chiusura. Bella! Okay. Ma ci ancora, ancora il microfono! Non mi sento molto bene. A casa in catene, gli altri escono tutti insieme. Ecco un po' di che presto cambia la mia sorte.